marzo la mattina, siamo alla quarta edizione del Master Sapienza in Diritto e Sport e ci ripresentiamo con un tema che ci ha accompagnato lungo le prime tre edizioni, con alcuni degli amici che ci hanno seguito sin dall'inizio, e abbiamo anche dei cambi nella formazione, perché nella nostra formazione di oggi, perché comunque ci avvicendiamo, gli esperti e gli amici si alternano tra seminari e lezioni. Il tema, come sapete bene, è il tema dei diritti audiovisivi con riferimento allo sport. Le persone le presenteremo man mano che andremo a introdurle. Io mi limito semplicemente a pochissime parole, le prime riferite al Master che ci ospita in questa facoltà di giurisprudenza, organizzati e coordinati sotto la direzione del professor Stefano Bellomo, quest'anno anche con una squadra di collaboratori ulteriormente ampliata. È un nuovo gruppo di allievi che si è avvicinato a questo tema, alcuni già lo praticavano da tempo, ma alcuni si sono veramente avvicinati per la prima volta con questo master da quattro settimane. Questo è il quarto weekend, se non vado sbagliato. E segnalo peraltro che il master accoglie ancora eventuali studenti o allievi interessati a iscriversi a singoli moduli. Ci ho detto, rispetto al master e alla facoltà che ci ospita, i diritti audiovisivi, io non entro nel merito, mi riserverò qualche parola tra una relazione e l'altra perché i relatori sono sicuramente più esperti, mi accenno semplicemente a citare e a ricordare, come si dice in questi casi, in primo luogo a me stesso, che siamo in un terreno che tiene al confine il diritto di cronaca e la titolarità dello sfruttamento economico dello spettacolo sportivo, i temi della libera informazione, l'abitudine che oramai tutti quanti noi abbiamo a un accesso tendenzialmente libero e spesso gratuito ai contenuti. Ed è un tema che, come la grandissima parte, direi la quasi totalità di tutte le nostre vicende umane e giuridiche, è stato drammaticamente attraversato dalla crisi Covid degli ultimi due anni, nel corso della quale è emerso da una parte quello che già sapevamo, cioè la strategicità dei diritti televisivi, audiovisivi che per dirla meglio, rispetto alla sostenibilità economica del mondo del calcio e dello sport in genere, dove l'interruzione dello spettacolo, quindi del prodotto stesso, ha messo in crisi la tenuta dei contratti, e dove poi la ripartenza dello spettacolo ha richiesto magari accordi e meccanismi di gestione anche diversi, innovativi, e ne parleremo. Tra l'altro ha messo in evidenza anche, ma questo lo sapevamo, comunque non era certo il periodo del Covid che avrebbe potuto facilitare l'accesso a risorse da fonti alternative, ha messo in evidenza che almeno riguardo al calcio, la Serie A, al calcio italiano, l'eccessiva preponderanza delle risorse che traggono dai diritti audiovisivi rispetto ad altre fonti come il merchandising, il ticketing o altre formule possibili. E questo potrebbe essere un problema. Abbiamo l'esempio della Premier League, dove pur prendendo risorse molto più significative dalla cessione dei diritti audiovisivi, c'è un canale di approvvigionamento di risorse economiche e finanziarie anche diverso, e quindi non c'è una esclusiva dipendenza, per quanto anche in quel caso mi sembra che sia assolutamente preponderante. Abbiamo un giornalista che ci presenterà uno scenario in prospettiva, abbiamo un esponente del legislatore, la senatrice Daniela Sbrollini, che ha anche presentato una proposta di legge in tal senso e che è molto attiva nel mondo dello sport, le autorità rappresentate ovviamente a titolo non in quanto autorità ma quanto esperti all'interno di queste autorità e grandi professionisti. Io mi silenzio, se appunto piacere di dare la parola
come previsto per prima, alla senatrice Daniela Sbrollini, che è stata molto vicina al master anche in questi anni, perché ha avuto la pazienza di accompagnarci in alcuni interventi. Noi al master abbiamo l'abitudine di ospitare esponenti delle forze politiche più diverse, perché questo ci consente di ascoltare diverse opinioni, diversi punti di vista. Devo dire che nell'ambito dello sport gli schieramenti tradizionali politici un po' si disarticolano, per cui non sempre le classiche tradizionali contrapposizioni dei partiti che vediamo sui temi economici corrispondono poi ad analoghi e corrispondenti schieramenti rispetto alla possibile organizzazione del mondo sportivo, e questo ci facilita ulteriormente, però insomma noi ascoltiamo ovviamente tutti, e oggi in particolare il benvenuto è a Daniela Sbrollini, a cui lascio la parola. Grazie. Grazie Avvocato Sandulli, buongiorno a tutti e grazie davvero per questo graditissimo invito. E mi auguro davvero che mi sentite? Io sì, no, in aula, sono gli allievi in aula presenti, che però credo che sentano. Va bene, grazie. Ci tenevo moltissimo ad essere con voi, anche se a distanza, questa mattina, perché dalle parole di Giorgio questa mattina ancora di più ci rendiamo conto che in una situazione così drammatica di scenari internazionali come quello della guerra e 2 anni di pandemia hanno cambiato lo scenario mondiale, nazionale del paese da tutti i punti di vista, e hanno cambiato soprattutto anche le nostre abitudini, la nostra socialità, il nostro modo di stare assieme, di relazionarci. Purtroppo non ne siamo usciti migliori per tanti aspetti da 2 anni Covid, e questa guerra così drammatica alle nostre porte ancora rende consapevoli anche della necessità di come dobbiamo ridisegnare anche un nostro modo di vedere le cose, di stare assieme. Faccio questa premessa perché paradossalmente in un momento in cui potremmo usufruire di risorse, penso soprattutto al PNRR, di risorse così importanti che potrebbero modificare notevolmente, diciamo, anche con riforme organiche il paese, 5 anni, ormai direi 30 anni, di queste risorse ovviamente sarà destinata anche necessariamente all'emergenza che stiamo vivendo, così come purtroppo sappiamo, insomma, quanto anche prima di tutto dal punto di vista umanitario sia difficile davvero anche affrontare altri argomenti. Però, come diceva l'avvocato Sandulli prima, noi in effetti in Parlamento alcune proposte, e in modo particolare per me che sono capogruppo in Commissione Cultura al Senato e quindi mi occupo anche da anni, già nella precedente legislatura alla Camera, di sport, sento comunque la necessità di non abbandonare questo mondo. Intanto perché vi rubo qualche secondo per dire come ancora di più abbiamo capito che lo sport è una parte fondamentale, integrante della nostra quotidianità, per ovvi motivi, dal punto di vista sociale, sanitario, di prevenzione. Non sto certo a spiegarlo a voi che lo sapete meglio di me. Ma dall'altro punto di vista anche, e lo sappiamo, come appunto volano economico e sociale, io direi anche culturale, nel ridisegnare una riforma organica dello sport che è già in atto sia con il governo che con il Parlamento, e dall'altra però al tempo stesso la necessità di rivedere questa legge Melandri
Già nella scorsa legislatura, quando ero alla Camera, avevo presentato un progetto di legge che andava a revisionare, a modificare alcuni aspetti della Melandri e poi successivamente ho ripresentato questa proposta cercando di rivederla in alcuni punti al Senato nel 2020. Sembra passata già un'era da quando è stato depositato nuovamente questo testo e io mi rendo conto già oggi, mentre parlo con voi, che questo testo, la stessa proposta di legge è già superata dagli eventi che sono in atto, perché sono cambiate, dicevo appunto, le abitudini, le richieste, le esigenze dei consumatori e perché appunto lo scenario stesso televisivo, tecnologico, ci impone delle riflessioni ulteriori. Quindi non vi nego che anche se siamo nella parte finale della legislatura, sento il bisogno anche con voi questa mattina e anzi sono aperta ad ulteriori riflessioni e anche considerazioni da chi vive questa esperienza, è un esperto ed è in campo quotidianamente, penso ai tanti ospiti importanti, autorevoli che sono questa mattina in questo importante convegno, sulla necessità di mettere mano anche allo stesso progetto di legge. Non vi nego che non tutti hanno la stessa sensibilità in Parlamento, io non ne ho mai fatto una questione di schieramenti politici perché ho sempre considerato questo un aspetto trasversale che non abbraccia una parte della politica, ma abbraccia invece un settore vero di riforma, di cambiamento legislativo, normativo importante. Perché c'è la necessità, a mio avviso, in questa martoriata legislatura, di rivedere davvero alcuni aspetti sulla commercializzazione dei diritti audiovisivi. Perché dico questo? Perché sono convinta che non solo perché sono cambiate le esigenze, ma perché al tempo stesso penso che o si va, visto il tempo, il poco tempo che abbiamo da qui al 2023, ad un decreto legge in grado di recepire rapidamente alcuni aspetti di modifiche, di cambiamento della legge Melandri, oppure a accelerare un percorso anche all'interno della riforma dello sport a cui sta lavorando la sottosegretaria Vezzali e con il supporto di chi come me si occupa di questo aspetto, a rivedere sicuramente anche il campo degli investimenti delle società, di rivedere la questione delle risorse in maniera più equilibrata in termini di commercializzazione dei diritti audiovisivi anche tra le società, di pensare che alcune risorse, io rimango convinta, debbano rimanere a favore dei vivai e quindi quando parliamo di come rivedere la legge Melandri andiamo a toccare veramente tanti aspetti del funzionamento del mercato televisivo, della distribuzione delle immagini, insomma un campo veramente complicato e ampio. Io ho cercato nei confronti che ho sempre avuto con questo modo di raccogliere le istanze, le esigenze di chi vive e lavora su questo campo. Però appunto siamo nel 2022, nessuno poteva pensare che quando ho depositato quel progetto di legge le cose avrebbero preso questa strada così drammatica, complicata, e quindi anche il tema delle risorse necessariamente va riaffrontato. Concludo dicendo che, e non è un aspetto banale, grazie anche al lavoro condotto con l'avvocato Sandulli, con il professor Di Maio e tanti amici e amiche che sono anche qui questa mattina al convegno e altri esperti del settore, contemporaneamente martedì pomeriggio, penso in tardo pomeriggio, approveremo almeno in Senato, in aula,
questa legge importante a cui io tengo tantissimo, qui sono stata prima firmataria e poi è diventato un testo unitario di tutti i partiti, di maggioranza e di minoranza, lo sport in Costituzione. Perché aggiungo questo tassello? Perché a mio avviso, con tante proposte di legge che ho depositato in questi anni, alcuni sono andati avanti perché magari hanno trovato una maggiore sensibilità e abbiamo trovato delle piccole risorse, penso ai laureati in scienze motorie che, con cui quest'anno partirà finalmente diciamo una prima sperimentazione nelle scuole, nei centri sportivi, con una figura sicuramente più diciamo esperta, competente nel settore. Penso alla proposta di legge che in parte è entrata nella riforma dello sport a cui sta lavorando Valentina Vezzali sul tema della professionalizzazione dello sport, il tema della managerialità, sì, va bene questa mattina, sono un po' scusata perché ho anche un ritorno in cuffia, non so come mai, e quindi sicuramente il tema di dare una maggiore professionalità al mondo dello sport, di conferire maggiori competenze a questo importante settore è una necessità che mai come in questo momento sento prioritario. Il tema dei media, vado solo per titoli e chiudo, il tema dell'impiantistica sportiva, di come quindi ridisegnare anche il nostro territorio nazionale con differenze geografiche enormi. Cioè quando affrontiamo il capitolo dello sport in Costituzione, io ci metto certamente da una parte il valore sociale, educativo, culturale, ma dall'altra parte non posso dimenticare che il funzionamento di un mercato così complesso come quello televisivo, audiovisivo, non può non partire da un'attenta, corretta modifica della legge Melandri. E quindi, ecco, io penso che i temi siano tantissimi, ci vuole una maggiore consapevolezza anche dal punto di vista politico, ancora di più, secondo me. Quindi questi convegni, e chiudo, servono anche a sensibilizzare maggiormente sia l'opinione pubblica che il Parlamento e il governo. In uno scenario di guerra che sicuramente non era così prevedibile e che speriamo possa finire bene e al più presto. Il prossimo incontro abbiamo in qualche modo già ipotizzato con l'avvocato Sandulli. Ci auguriamo, anche finita l'emergenza Covid del 31 marzo, di poter fare finalmente il convegno in presenza in una sala del Senato. E quindi Giorgio, mi sento già di dare anche questo ulteriore appuntamento ringraziandovi e ringraziandoti ancora tanto dell'invito. Perfetto, intanto grazie a te, grazie anche per aver, come si dice, socializzato questo invito che mi avevi un po' ufficiosamente fatto, e che ovviamente ci fa onore già il fatto che sia ipotizzabile, e confidiamo di riuscire veramente a organizzarlo. E, tre cose che mi piace sottolineare. La prima, credo che ne parleremo, la senatrice Sbrollini ha lanciato già il sasso nello stagno, entrando sul tema sostanzialmente dei criteri di ripartizione delle risorse, accennando al fatto che la ripartizione deve tener conto anche di bisogni, chiamiamoli sociali, adesso in senso molto ampio, ha parlato di vivai, ma credo solo a titolo esemplificativo. La seconda, ha parlato dello sport in Costituzione, che è ovviamente un tema marginale rispetto all'incontro di oggi, anche se poi attraversa un po' tutto. Io credo che questo sia un passaggio fondamentale, anche se poi andrà riempito di contenuti, perché ad oggi è una bandiera importante, fondamentale. Sotto le bandiere ci si raccolgono anche valori e progetti, però poi i valori e i progetti vanno declinati bene, chiaramente. E poi mi permetto di dire una
sollecitazione a questo punto, rilanciando la palla al legislatore, prendendo la senatrice Daniela Sbrollini come rappresentante appunto del legislatore, deve imparare ad essere veloce. L'Italia, piaccia o non piaccia, ognuno ha fatto le sue scelte, ha deciso di mantenere un sistema parlamentare bicamerale perfetto, che sia questo o sia altro, si può essere veloci con qualsiasi sistema, si può essere lenti con qualsiasi sistema. Se un progetto di legge, la stessa senatrice che l'ha presentato pochi anni fa, lo ritiene superato, vuol dire che la realtà, ed è così, è rapida e in certi ambiti richiede interventi di manutenzione continua. Quindi, ad esempio, anche immaginando in prospettiva leggi quadro che possano essere ad esempio poi più rapidamente adattate in alcuni dettagli, ma adesso sono indicazioni molto superficiali le mie, però se la realtà accelera e cambia di anno in anno, quale che sia il modello costituzionale a cui andremo di fronte, il legislatore non è in grado di adottare una legge ogni anno, e quindi però bisogna trovare il sistema per cui il quadro normativo segua, raramente il quadro normativo anticipa i problemi, però li segua molto da presso e non da lontano. Quindi ti ringrazio e raccogliamo tutte queste sollecitazioni. E mi appresto a dare la parola a Flavio Tranquillo, che invece è un nuovo amico di Sapienza Diritto e Sport, che ospitiamo per la prima volta e mi fa molto piacere. Senza nulla togliere a nessuno degli autorevoli relatori di oggi, quando amici, conoscenti vedevano la locandina e mi vedevano che c'era Flavio Tranquillo, mi hanno fatto più complimenti di quasi qualsiasi altra invitato. Evidentemente questo è frutto delle sue capacità e della sua popolarità, ma per quello che a noi ci interessa è frutto del fatto che lui ha una visione ampia sul fenomeno sportivo, che ovviamente è una visione di altra natura rispetto a quella che affrontiamo quotidianamente in queste aule, ma soprattutto nei seminari, ma in generale nel master, noi guardiamo allo sport come fenomeno nella sua complessità e non solo da un punto di vista delle regole e delle sanzioni. E quindi gli lascio la parola perché ci aiuti a capire, in modo da consentire poi agli altri di fare interventi più tecnici e mirati, ci aiuti a capire qual è lo scenario che abbiamo, da dove siamo venuti e soprattutto dove stiamo andando, come si diceva un tempo. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Molto piacere mio di poter più che altro sentire quello che avete da dire e nel provare a lanciare non dei sassi nello stagno, ma delle domande, perché in questo momento credo che lo scenario sia talmente liquido e talmente in divenire che mi sembra giusto rimanere alle domande. Mi presento velocissimamente perché, nonostante le gentili parole dell'avvocato, spero che molti abbiano di meglio da fare che sentire quello che faccio io in televisione. Sono giornalista sportivo, sono entrato a Telepiù con la primissima ondata, quella del 1991, e poi ho visto fusioni, controfusioni, passaggi, acquisizioni, eccetera, eccetera. Nel 1993, 29 agosto, è stato trasmesso per la prima volta una cosa che allora si chiamava posticipo. La partita fu Lazio-Foggia, io non sono un esperto di calcio, ma credo uno 0-0 piuttosto incolore. E quel 29 agosto 1993, vissuto da dentro ma anche da fuori, sembrava l'Armageddon, sembrava il giorno del giudizio. Tutti avevano l'idea, ancora di più noi avevamo l'idea, che nulla sarebbe stato più uguale. E quindi, per altri versi, che quella sarebbe stata la cosa più rivoluzionaria forse del secolo. Ecco, con il senno di poi devo dire che certo, quella è una data che si può ricordare, però il tasso di trasformazione di questo ambiente, di questo mercato, di questo contesto anche competitivo, poi ha preso dei ripi un po' più veloci che non quelli di quel 1993. Mi sembra di poter dire invece, e vuole essere non una critica in negativo, ma una critica nel senso di cercare di valutare quello che succede, che non è tanto cambiata l'idea autoreferenziale dello sport italiano di avere
molti più diritti che doveri, e quindi su questa base di poter e voler oggettivamente non cambiare. Che cosa succede? Succede che in periodi in cui gli Armageddon sono Lazio Foggia, e vabbè, forse ce la puoi fare. In un periodo come questo, al di là di tutte le condizioni che gli economisti chiamano esogene, ma in cui ci sono delle condizioni endogene di trasformazione di tutto quello che riguarda lo sport, soprattutto quello che per comodità mi sembra giusto chiamare diritti audiovisivi, ma non è più diritti audiovisivi e basta. Ecco, questa è una, è un tipo di approccio che io credo non ci si possa permettere, non ci si possa permettere in maniera del tutto avvalutativa, ovvero sia, se vuoi farlo ha dei costi, e sono dei costi pesanti che poi si trasmettono su tutto il sistema. Quello che posso provare a condividere con voi è la mia attenzione a quello che succede negli Stati Uniti, perché io mi occupo di sport americano da sempre e quindi negli anni ho maturato anche un po' di curiosità rispetto all'aspetto organizzativo e gestionale. Di solito a questo punto, dopo che uno dice una cosa del genere, arriva la solita distinzione tra il modello americano e il modello europeo. Io credo che questa sia una distinzione che non esiste. Io credo che la letteratura di settore sia molto deficitaria al riguardo, e credo che per quello che ho detto prima, oggi dire in America inseguono il profitto, in Europa inseguono le vittorie, sia il precursore della non comprensione di una cosa che comunque è già non comprensibile di per sé, con i ritardi e con i costi di cui abbiamo parlato. Quindi mi sembra veramente sbagliato contrapporre i due modelli. Faccio una brevissima digressione, un paio di brevissime digressioni, solo per spiegare che cosa intendo. Qualche giorno fa, il 13, quindi 6 giorni fa, su Corriere della Sera c'è un'intervista molto interessante al presidente della UEFA, Alexander Čeferin, che tra le altre cose ha detto: il salary cap va contro le regole europee del lavoro. Ora, naturalmente io non sono proprio esattamente in questo consesso il massimo esperto di regole europee del lavoro, però il salary cap è un concetto un po' apodittico messo lì così. Vediamo se dovesse mai esserci un progetto complessivo, una visione complessiva economica che comprenda uno strumento come il salary cap, vediamo quali potrebbero essere gli effetti, perché io credo che il legislatore abbia il dovere di valutare gli effetti prima di dire se una cosa si può o non si può, si deve o non si deve fare. Ecco, l'altra cosa con cui che vorrei fotografare è che ieri il presidente della squadra di calcio di Serie B ha detto: non ho mai conosciuto una società di qualsiasi tipo che non abbia debiti. Il grosso del debito è con l'erario, IRPEF e IMS, ma è roba solo del periodo del Covid, 10-11 milioni di euro. Insomma, 10-11 milioni di euro mi sembra abbastanza rilevante. Dire che questo è normale, pur essendo comune, dire che questo è fisiologico mi sembra difficile. Allora, il problema non è dire in America quanto sono capaci di fare soldi e qui, beh vabbè, ci sono cose più importanti dei soldi e quindi andiamo avanti. Anche perché, e mi rivolgo all'avvocato per avere conforto, io penso che questi due modelli stiano andando veramente uno dentro l'altro, userò molto la parola convergenza, stiano convergendo in maniera significativa. Beh, sì, mi hai chiamato in causa. La semplificazione non è delle aule universitarie, la semplificazione serve solo per un primo approccio per identificare e cercare di discernere i problemi, ma poi il passaggio immediatamente successivo alla semplificazione è di nuovo un'analisi complessa. Quindi sono d'accordo con te che la semplificazione tra modelli non può
non deve e non può, non deve essere e non, perché non può aiutarci, anche perché come modelli, sempre volendo semplificare, perché qualche categoria può aiutare in una prima fase di analisi, possiamo averne quello statunitense, quello europeo, poi capire se ce n'è uno solo o se è in crisi, perché comunque è in continua evoluzione, è soggetto a stress, ma si rivolgono a un mondo molto più ampio dove l'offerta e la richiesta corrispondente del prodotto televisivo, dello spettacolo sportivo e di tutto quello che si porta presso lo spettacolo sportivo è fatto da mercati molto più ampi. Sicuramente il modello statunitense e il modello europeo, ma poi ci andremo a confrontare con le attese di un mercato cinese, prima o poi le attese di un mercato indiano, un mercato del Sud America, che abbiamo imparato in altri settori, inizialmente sono territori, comunità, stati che inizialmente si approcciano ai modelli altrui un po' da ospiti, ma poi pian piano li condizionano. Questo è accaduto in qualsiasi altro settore, e nel condizionarlo portano i propri valori, i propri modelli, i propri sistemi di produzione o di realizzazione. Cioè non possiamo pensare che noi vediamo alla Cina solo come un soggetto che compra i nostri diritti, compra i nostri prodotti, siano lo spettacolo, calcio, e lì finisce e in eterno sarà così. Perché credo che ogni settore vive una vicenda diversa, ma sono cose che si è pensato in altri ambiti produttivi, in altri ambiti economici, che questi fossero solo dei mercati. Il mercato, quando poi diventa così importante da diventare strategico, inizia a porre anche le proprie condizioni e anche i loro modelli, che io personalmente ignoro totalmente, ma ci sarà sempre in questa logica di semplificazione un modello cinese che a forza di fare investimenti, acquisizioni e acquisti di prodotti vorrà entrare nella cabina di regia. È un punto di domanda, però è una prospettiva vista in altri ambiti e non mi sembra difficile immaginare che possa accadere anche qui. Assolutamente può accadere. Io mi permetterei di proporre anche una visione leggermente diversa, cioè quando continuiamo a dire globalizzazione, globalizzazione, forse non ci rendiamo conto di quante interrelazioni abbia questa parola con tutto quello che succede. Quindi forse l'idea che ci sia lo sport europeo che fa l'europea, lo sport americano che fa l'americana e lo sport cinese che fa la cinese non tiene bene conto del fatto che non è assolutamente necessario per agire su un mercato, avere, provo a semplificare, delle squadre che giocano geograficamente all'interno di quel mercato. L'NBA e l'NFL, faccio due esempi facili, sono due esempi chiarissimi di società incidentalmente nordamericane che giocano solo per adesso in America e in Canada, ma anche giocando solo in America e in Canada, sono evidentemente sul mercato anche fuori dall'America e dal Canada. E per esempio l'NBA ha un'attenzione per il mercato cinese, il mercato indiano, il mercato africano, dove ha addirittura, per aiutare l'ecosistema, e non è certo un'erogazione liberale, creato una lega che è interamente finanziata dall'NBA. L'idea è quella che in questo momento l'NBA, che non ha squadre in Europa, sia chiarissimamente l'attore dominante del contesto competitivo del mercato della pallacanestro europea. Credo che sia necessario, per provare a capire e per provare a seguire quello che succede, uscire un pochino da questa abitudine, l'Europa con l'Europa, l'America con l'America, l'Asia con l'Asia. Non è così. 13 squadre delle 40 di Serie A e di Premier League
hanno un proprietario di maggioranza, non un proprietario americano, hanno un proprietario di maggioranza nordamericano. Siccome giustamente per certi versi vengono dipinti come imprenditori che seguono solamente o quasi solamente la razionalità economica, se seguono la razionalità economica dobbiamo cercare di capire perché vengono in un settore che, cito dati assolutamente ufficiali del report calcio 2021 della Federazione Gioco Calcio, al momento malcontati ha 5 miliardi di debito aggregato e ha fatto 5 miliardi di perdite aggregate negli ultimi 13 anni. È evidente che se arrivano, dobbiamo cercare di capire perché arrivano. E soprattutto se ad arrivare è sempre più visibile l'addizione, molto superficiale, ma ci aiuta a capire, fondi di investimento, e se arrivano i fondi di investimento è evidente che i fondi di investimento ritengono che non solo si possa riportare, diciamo così, in bonis quel comparto, ma si possano realizzare degli importanti moltiplicatori dell'investimento, perché i fondi di investimento appunto arrivano non per pareggiare, ma per vincere, e anche se fosse una partita di calcio con parecchi gol di scarto. E dove vanno a cercare, dove possono andare a cercare, al di là di tutte le razionalizzazioni che possono fare e che possono stimolare, è evidente che per fare quei moltiplicatori bisogna sì razionalizzare i costi e le voci del passivo, ma bisogna anche significativamente intervenire sulle nuove fonti di ricavo. Le nuove fonti di ricavo sono un qualche cosa in cui la voce, non diritti televisivi, non diritti audiovisivi, ma diciamo la voce media, è molto 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 rilevante ed è chiaramente la principale. Però anche qui, se per media continuiamo a pensare io organizzo una partita e ti cedo in cambio di un corrispettivo il diritto di filmarla, trasmetterla, metterla su una piattaforma, e secondo me fotografiamo una parte sempre meno importante e sempre meno significativa del fenomeno. Due velocissimi esempi. C'è un acronimo che sempre di più si vede, per esempio, quando tu guardi un evento sportivo, è sempre più facile che nei banner, quelli che ci sono a bordo campo, a un certo punto arrivino le tre lettere NFT, Non Fungible Token. Certo che il non fungible token di per sé non si presta a essere venduto come un diritto televisivo o audiovisivo, ma abbiamo detto che la parola chiave è convergenza. Quindi il non fungible token, forse avete letto la notizia di come l'altro ieri siano andati esauriti in 24 ore 150.000 gettoni, questa è la traduzione di token, per Italia Macedonia di calcio, in cui i compratori hanno acquisito il diritto a contribuire a scegliere la frase di incoraggiamento con cui Mancini deve o dovrebbe chiudere il discorso pre-partita e la canzone, il pezzo che dovrebbe accompagnare l'eventuale gol della nazionale italiana. Detto così sembra una cosa quasi folcloristica. Secondo Deloitte, il giro d'affari degli NFT sportivi nel 2021 è stato di 2 miliardi di dollari. Ci sono aziende americane venute dal nulla che al momento valgono 7 miliardi e mezzo. Quella che vale 7 miliardi e mezzo ti dà la possibilità di tokenizzare, mi dovete perdonare ma non c'è una traduzione migliore in italiano, i cosiddetti highlight. Quindi noi siamo dai 3 minuti di cronaca agli highlight su tutte le piattaforme, adesso siamo alla tokenizzazione dell'highlight, in cui io compro un video, anche se la definizione è molto superficiale, di 30 secondi, e quel video è un video che ha un crisma di unicità, ufficialità, scegliete voi. E uno dice, quanto lo posso pagare? Posso pagarne 3, $9. Oppure posso pagarne 1,
$388,000, ma non posso pagarlo. È stato pagato un video di 30 secondi di LeBron James che faceva una schiacciata ripresa in una certa maniera, con una certa qualità video, con degli annessi e connessi, $388,000. Quello è un prodotto video a tutti gli effetti, però naturalmente pensare ai 3 minuti di cronaca da $388,000 è difficile. L'altra cosa, per esempio, che si vede sempre più nettamente nel mercato americano, che è precursore da una parte e che dall'altra, come abbiamo visto prima, va a convergere verso quello europeo, è come il concetto di betting sia sempre più legato al concetto, ancora una volta, di video. È già possibile, ma sarà sempre più possibile, avere davanti uno schermo in cui ci sono quante finestre tu decidi, non a caso come le finestre che abbiamo davanti in questo momento su Zoom, e dentro le finestre possono esserci quanti eventi sportivi tu decidi, dati, che è molto importante, che ti possono aiutare a scommettere su quegli eventi in maniera più informata e consapevole, e contenuti di vario genere, sempre con l'idea di andare a stimolare la tua volontà di spesa relativamente al capitolo scommesse. Anche qui noi pensiamo alle scommesse, io scommetto su chi vince Inter-U o su quanti gol verranno fatti in Inter-U. Qui siamo alla scommessa, nei termini che vi ho detto, in tempo reale. Quindi io, ma questa è già realtà, io posso comprare 10 minuti di una partita, perché in quei 10 minuti, quindi li pago non come pagherei tutta la partita, 10 minuti di una partita in cui mi vengono dati tutti i dati, tutti i riferimenti per poter scommettere su chi farà il prossimo canestro, fatemi fare degli esempi cestistici perché per me è un po' più facile, su se ci sarà o non ci sarà un parziale di 4 punti di scarto nei prossimi 2 minuti. E se mi annoio con quella partita, posso cliccare da un'altra parte e scommettere su un'altra partita. E naturalmente queste saranno tutte micro scommesse, chiamiamole così, ma capite che la massa che viene fatta è enorme. E il commento di quelle partite non sarà il commento di uno che lavorava nel 1991 a Telepiù e ha visto Lazio Foggia. Sarà un commento che deve essere strumentale a quel tipo di attività. Quindi potrebbe benissimo essere il commento dell'intelligenza artificiale, è già realtà. Se voi andate su internet, ci sono dei siti che vi offrono per la vostra squadra, diciamo, dilettantistica, il commento in 10, 12, 14 lingue di 15, 20, 25 sport. Lo fa l'intelligenza artificiale e alla fine della partita intervista anche l'allenatore, così forse l'allenatore non si arrabbia più come gli allenatori. Dico tutto questo non perché voglio raccontare un film di fantascienza e non perché ritengo che tutto questo sia facilissimo da fare, da gestire, è solo per far capire dov'è davvero l'industria sportiva, dove è già l'industria sportiva. E credo che sia importante, se parliamo di professionismo, mi permetto di dire che continuare a mettere nello stesso contenitore, nella stessa cesta, questo tipo di cose e i problemi che a me stanno a cuore moltissimo, e non è una clausola di stile, e i problemi della squadra di quartiere o del settore giovanile XY, non è utile per la squadra di quartiere e per il settore giovanile, e non è neanche utile per la squadra professionistica, perché continua a rinforzare l'idea della squadra professionistica che ci sarà un soggetto statuale o meno, pubblico o meno, ma comunque un soggetto esterno che rimetterà a posto le cose.
Io credo che in questo quadro, il mio quadro è stato iperparziale, iperfrettoloso, non può esistere un soggetto esterno che mette a posto le cose. Può esistere un sistema che cerca di fare quello che fanno le imprese, ovvero sia adattarsi, comprendere il contesto competitivo, adattarsi, rischiare e poi, naturalmente, se hai lavorato bene, rimanere, prosperare nel mercato e se no, in ultima analisi, rischiare di non rimanerci. Mi sembra che in questo momento, spero che non sia una mia interpretazione, ma sia un fatto, la cosa stia così e l'attenzione a quello che sarà, che in realtà già è nel mondo, anche se magari non è visibile, anche se magari non fa ancora parte della nostra esperienza, sia un po' bassa, soprattutto pensando, ripeto, che ci sono 13 proprietari americani di maggioranza su 40 squadre di Serie A e Premier League. Grazie, non è stato uno scenario ampio, parziale solo perché per principio qualsiasi analisi fatta in 20 minuti non può essere risolutiva, ma insomma ci ha aperto tante porte e ci ha chiarito, prima di rientrare, ripeto, in ambiti che ci sono più consueti, ci ha chiarito quello che dobbiamo sempre avere in mente come giuristi, che di cui io sono personalmente convinto, ma non perché lo sia io, ma credo che sia un'opinione diffusa, che esistono dei condizionamenti più forti delle leggi. L'economia, non perché sia un valore, ma perché sia perché è un fenomeno che condiziona la necessità di realizzare, come si chiamano, dei ritorni agli investimenti, sia per chi investe come produttori media, sia chi investe come operatore sportivo, perché non si può pensare che ci sia un flusso di denaro così importante senza che questo produca dei vantaggi per chi lo mette in circolo. Si tratta solo di capire se questi vantaggi debbano arrivare nel breve periodo, nel medio periodo o nel lungo periodo e porre qualche condizionamento a questo e che questi vantaggi non vadano a squilibrare quelli che socialmente si ritiene come valori condivisi. E poi un altro aspetto che condiziona più delle leggi e forse ancora più degli investimenti, perché guida gli investimenti, sono le abitudini del consumatore. Piaccia o non piaccia, siamo e saremo sempre più abituati alla rapidità e a tempi compressi. Ne parlavo proprio qualche giorno fa con Flavio tramite messaggi. Chi è che io non ho contezza dell'audience, come si diceva un tempo, cioè degli indici di ascolto, ma chi è che oggi si guarda una gara ciclistica di 2 ore, magari di quelle di passo, come si diceva, come si dice, in cui viaggiano a 50 km all'ora truppati, quando può vedersi gli ultimi 5 minuti della volata? In prospettiva, se viene meno un radicamento territoriale, chi è che si guarda una partita di 90 minuti spesso insipida, quando può vedersi 5 minuti, 10 minuti degli highlights, almeno per grandi numeri? È un qualcosa che arriva a condizionare, non al punto da sopprimere, ma al punto sicuramente da condizionare anche la prestazione, la durata di una prestazione, le modalità di svolgimento della prestazione, le pause, le non pause, tutti aspetti che incidono e condizionano, ripeto, sicuramente più delle leggi. Grazie Flavio, se riusciamo ad avere tempo, riusciamo a tenere i tempi, poi ci avremo, spero, anche un minimo di confronto tra di noi. Lascio la parola a Giorgio Greppi, anche lui, oggi iniziamo con due nuovi amici di Sapienza Diritto Sport, è direttore presso la GCOM e quindi ci
presenterà il ruolo di un operatore che si trova a dover inevitabilmente lui per ruolo gestire le leggi che sono oggi al momento, però magari conoscendone anche i punti critici e i punti di maggior valore. Grazie, ti lascio. Buongiorno, grazie per l'introduzione al professor Sarmulli. Punto di vista dell'AGCOM è un punto di vista privilegiato perché l'autorità amministrativa a cui il decreto Melandri ha assegnato la maggior parte dei compiti di regolamentazione ex ante e di vigilanza sul settore dei diritti audiovisivi. Quindi possiamo fare un bilancio di quella che è stato il successo e le mancanze di questi 12 anni di applicazione della legge Melandri e un pensiero sulla visione prospettica rispetto alle novità dello sfruttamento dei diritti che ci sono state così bene spiegate prima da Flavio Tranquillo. Il bilancio di questi ultimi 12 anni, dobbiamo partire da quella che era la volontà del legislatore quando ha delegato il governo ad emanare il decreto legislativo. Le volontà principalmente erano due. Il primo era un riequilibrio del ricavi tra i club della Serie A. Nel quadro previgente avevamo un forte sbilanciamento a favore di tre club facilmente immaginabili, Juventus, Inter e Milan, a discapito di tutti gli altri, in quanto la vendita era individuale, ciascuna squadra vendeva i diritti all'operatore televisivo per lo sfruttamento delle proprie partite. Questo è stato ottenuto con un criterio di ripartizione netto delle risorse derivanti dalla vendita ora collettiva da parte di tutta la Lega tra le varie squadre. In particolare il 40% dei ricavi collettivi vengono distribuiti a tutti quanti i club e il restante 60% viene distribuito sulla base dei criteri di merito, la classifica, criteri legati a risultati storici e criteri legati al bacino di utenza della squadra e agli indici di ascolto ottenuti sull'emittenza televisiva. Possiamo dire che ha funzionato, possiamo dire che è migliorabile, magari aumentando la parte di diritti comuni per tutti quanti, innalzando quel famoso 40%. L'altro grande obiettivo del decreto Melandri, ed è quello in cui più l'autorità ha avuto un ruolo, è quello dell'equilibrio nel mercato della televisione a pagamento e un giusto bilanciamento con un importante valore costituzionale che è quello del diritto dell'informazione. Quindi bisogna trovare un equilibrio tra l'ottimizzazione e lo sfruttamento dei diritti televisivi da parte delle squadre di calcio, i ricavi da parte delle emittenti televisive e dall'altro anche però la garanzia dell'utente di continuare a essere informato su questi eventi e su questi accadimenti. Diciamo, la funzione stessa dell'autorità per garanzia di comunicazione è quella di compensare quando ci sono più diritti costituzionali in gioco. Per quanto riguarda il mercato degli operatori televisivi, questo è diventato un mercato fortemente regolamentato, prima ex post in forza di decisioni della Commissione europea. Penso alla fusione che ha dato origine a Sky tra gli operatori precedenti che erano Stream e Telepiù. Nel corso di quella fusione la Commissione ha imposto una serie di impegni al nuovo operatore nascente e alcuni di questi impegni poi li abbiamo ritrovati nel decreto Melandri. Primo fra tutti era il divieto di acquisizione di diritti esclusivi della Serie A per un periodo superiore a 3 anni. Questo perché in tutte le decisioni dell'antitrust europeo il possesso di diritti per eventi cosiddetti premium era un fattore essenziale per il successo commerciale di un operatore televisivo a pagamento. Quindi non si voleva che questi non fossero indisponibili sul mercato. Da qui questo limite di 3 anni, che abbiamo poi ritrovato nel Melandri. Ogni 3 anni assistiamo alla commercializzazione ex novo dei diritti della Serie A. Altro fattore importante che troviamo nel Melandri è la cosiddetta no single buyer rule, ovvero nessun operatore può acquistare i diritti esclusivi, ovvero le dirette, di tutte le partite. Questi sono i due principi cardine che hanno regolato questo mercato, prima ex post con le decisioni antitrust dal 2009, ex ante con il decreto Melandri, al fine di favorire la competizione nel mercato televisivo. L'assetto pensato però è un assetto molto vicino a quel famoso posticipo del 1993 Lazio-Foggia. Se vediamo come è stato strutturato il Melandri, è stato strutturato per un mercato basato su grandi broadcaster tradizionali, Sky, Mediaset Premium, c'è stata Dalia per un certo periodo,
pochi operatori che in competizione tra loro acquistavano diritti esclusivi su piattaforma, Sky sul satellite, Mediaset Premium sul terrestre, e li offrivano al pubblico finale. Questo sistema, pensato appunto nel 2009, ha retto ed è stato più o meno stabile fino all'avvento dei cosiddetti operatori over the top o dei subscription video on demand, sono più o meno la stessa cosa, parlando per nome, DAZN. L'avvento di questi operatori ha creato due importanti novità. Il primo, non abbiamo più un modello di operatore fortemente integrato con le reti di trasmissione, quindi non è più legato a un'infrastruttura complessa come era la trasmissione via satellite o la trasmissione via digitale terrestre. Il secondo è che sono operatori che non sono stabiliti in Italia e quindi per un certo periodo di tempo sono riusciti a sfuggire al plesso normativo e regolamentare che il legislatore nazionale impone ai soggetti stabiliti in Italia, a tutela degli utenti e a tutela della concorrenza. Abbiamo visto proprio da agosto di quest'anno, con l'acquisizione da parte di DAZN di tutte le partite del campionato italiano per la distribuzione su internet, quali problemi ci sono stati. Quindi ci siamo trovati in una situazione di quadro normativo regolamentare perfettamente strutturato su operatori tradizionali, ma che non riusciva perfettamente a cogliere le dinamiche e le problematiche derivanti dai nuovi operatori over the top che hanno queste due caratteristiche principali. Parliamo quindi della necessità di modificare il decreto Melandri, ma non per venire incontro alle problematiche sollevate dagli over the top, ma prospetticamente per venire incontro a quelle che potranno essere le problematiche a livello di competitività, a livello di diritto dell'informazione derivante dalle nuove forme di sfruttamento dei diritti audiovisivi, dai fine token agli highlights estremamente ridotti. Paradossalmente, attualmente il valore principale di un evento sportivo calcistico è la diretta. Probabilmente tra qualche anno, viste le abitudini degli utenti, non dico il valore simile alla diretta, ma un valore molto elevato ce l'avranno anche gli highlights personalizzati. Highlights che ora sono venduti su base non esclusiva, hanno quindi un valore molto inferiore e sono schiacciati dal basso da quello che è il diritto di cronaca, che è un'altra importante novità e garanzia posta dal decreto Melandri. Sostanzialmente, qual è stata l'intenzione del legislatore? Non dare a pagamento tutte le immagini del campionato di Serie A. Salviamo le dirette, va bene, perché hanno un grandissimo valore, salviamo gli highlights, ma per salvaguardare il diritto di cronaca è necessario che gratuitamente le emittenti televisive possano trasmettere un certo numero di immagini in un certo quantitativo di minuti e rispettando un embargo orario che salvaguardi il valore degli highlights. Quello è l'altro grande compito che era stato affidato all'autorità per le garanzie delle comunicazioni. Anche qui dobbiamo ragionare su quella che era la situazione negli anni precedenti al 2009, dove vedevamo una grandissima violazione di diffusione delle immagini da parte delle emittenti televisive. Sostanzialmente molte emittenti, soprattutto in ambito locale, non trasmettevano la diretta sicuramente, quello forse qualcuna si contano su una mano, trasmettevano però immagini, highlights, senza pagarne i diritti. Quindi il decreto Melandri, nel liberalizzare un certo quantitativo di immagini, quindi fino a un massimo di 4 minuti per giornata e 3 minuti per partita, liberamente fruibili da parte delle emittenti televisive, ha però incaricato l'Agicom di vigilare e di sanzionare sui soggetti che trasmettevano questi highlights senza averne i diritti. Nei primi 3 anni sono state combinate circa 40-45 sanzioni all'anno, di media, nella maggior parte nei confronti di emittenti locali, sanzioni economicamente anche molto onerose per la dimensione economica di una emittente televisiva locale. Nel giro di 3-4 anni, parliamo quindi 2012-2013, questo fenomeno si è quasi azzerato e al giorno d'oggi le violazioni sono in media una o due all'anno, quindi da quel punto di vista è stato sin successo. Dall'altro però abbiamo visto che nel corso degli anni il principale problema di legalità legato alla diffusione dei contenuti televisivi sportivi è quello della pirateria dell'intero evento. Anche qui entra in gioco internet. Nel 2009
la diffusione di immagini su internet, quindi nel momento di emanazione del decreto Melandri, era allo stato primordiale. Nel 2021 sta per diventare il principale, la principale modalità di fruizione di opere audiovisive e di eventi rispetto ai tradizionali mezzi di trasmissione. Questo comporta che internet sia stato usato e si continuerà a usare per diffondere immagini senza averne i diritti, il famoso caso della pirateria. Anche qui, quale approccio utilizzare? Scordiamoci assolutamente di azzerare il livello di pirateria. È un'utopia ed è impossibile. Ci sarà sempre qualche sito, qualche PTV pirata, qualcuno che riuscirà a trasmettere su internet qualche partita. Dobbiamo però lavorare, si sta facendo, ma si può fare molto di più, per abbassare questo livello a una soglia tollerabile, soglia che adesso è di gran lunga superata. Se nei primi anni 2012, 2013, 2018 le partite di Serie A potevano essere viste in streaming in bassa qualità su siti che le diffondevano, siti che sono facilmente colpibili, che sono stati chiusi dall'Agicom o dalla magistratura, verso il 2017-2018 sono emersi dei nuovi servizi purtroppo molto innovativi dal punto di vista della pirateria, che sono le cosiddette IPTV pirata. Sono server su cui girano i bouquet e tutte le visioni in abbonamento di Sky, di Netflix, di DAZN, di qualsiasi operatore italiano, europeo o mondiale, forniti in HD dietro il pagamento di una cifra che è mediamente di 10-15 euro. Funzionano con enormi sale server dove i decoder o gli apparecchi che decodificano il segnale sono collegati alla rete internet, richiedono un'organizzazione che dire professionale è poco. Chiaramente stiamo parlando di malavita organizzata, non stiamo parlando del ragazzino che sta in garage e gioca a fare l'hacker. I livelli attualmente sono, come dicevo prima, intollerabili. Una battuta che è stata fatta da operatori del settore è che il secondo operatore televisivo a pagamento in Italia è l'IPTV pirata. Questo è assolutamente inaccettabile, che parliamo di risorse che vengono detratte dai legittimi aventi diritti, emittenti televisive e a monte le squadre di calcio, e vanno alla criminalità organizzata. Come affrontarlo? È un problema italiano, è un problema mondiale. Poi in ogni paese esiste una cultura della legalità più sviluppata rispetto che a un altro, ma è un problema che ci accomuna. A livello di enforcement, la difficoltà è di andare a intervenire su eventi live. Queste IPTV pirata sono in grado in pochi minuti di bypassare qualsiasi blocco di indirizzo IP che un soggetto può combinare. Quindi bisogna mettere in piedi un'infrastruttura molto veloce che consenta automaticamente di aggiornare il blocco in frazioni di minuti rispetto a quando questo viene aggirato dall'IPTV pirata. E questo dal punto di vista dell'enforcement. Un esempio del genere è stato adottato nel Regno Unito 3 anni fa con una decisione del Tribunale che ha stabilito che la Premier League e i broadcaster che trasmettono i diritti della Premier League comunicassero direttamente agli internet service provider le classi di indirizzi IP utilizzate per la trasmissione delle immagini audiovisive delle partite solo durante il weekend. Quindi con un collegamento diretto titolari diritti internet service provider, in automatico viene aggiornato l'indirizzo IP da bloccare. Questo in parte funziona, in parte nel Regno Unito ha funzionato e si potrebbe replicare. Il secondo è incentivare la cultura della legalità e anche la percezione della illecità che commette chi sta sostanzialmente dando la sua carta di credito alla malavita organizzata per farsi scalare 10 euro al mese per potersi vedere gli eventi in diretta. Anche qui una delle recenti decisioni del Tribunale di Milano è andata a colpire direttamente l'utente, perché è una violazione quella che commette l'utente, è una violazione da codice penale. E quindi il fatto che qualcuno possa essere incriminato per aver fruito illegalmente di partite potrebbe avere un effetto deterrente su tutto il resto degli utenti di questi servizi. Questa è la principale linea direttrice su cui stanno pensando di contrastare questo fenomeno, che ripeto attualmente ha dei livelli che sono attualmente intollerabili.
Per quanto riguarda la tutela degli utenti, che invece è il terzo plesso di competenze date all'Agicom da parte del decreto Melandri, anche qua, come accennavo prima, si sconta contro l'esistenza di soggetti perfettamente legali come gli operatori over the top o i video on demand stabiliti all'estero, che però in virtù del loro stabilimento all'estero non ricadono perfettamente nell'apparato di norme che disciplina il settore audiovisivo nazionale. Qui, per fortuna, con qualche tempo di ritardo, ma i tempi del legislatore nazionale sono lunghi, quelli del legislatore comunitario sono ancora più lunghi, è intervenuta l'ennesimo aggiornamento della direttiva servizi media, che è la direttiva che disciplina il settore audiovisivo in Europa dall'89, aggiornata con cadenza di 8-10 anni, e nell'ultimo aggiornamento, per fortuna, è stato inserito un criterio molto importante, che è quello che l'operatore video on demand, pensiamo a Netflix, pensiamo a DAZN, stabilito in un altro paese, ha delle responsabilità precise anche nei confronti dei paesi target, ovvero nei paesi destinatari del proprio servizio, indipendentemente dallo stabilimento in Olanda, piuttosto che in Irlanda o in Germania. Questo consentirà di aumentare le garanzie per l'utente abbonato a questi servizi in caso di malfunzionamenti e di livellare la competizione tra questi operatori e gli operatori stabiliti in Italia. Questo è già stato fatto con il recepimento della direttiva servizi media, che è avvenuto il 25 dicembre del 2021. Vedremo gli effetti dispiegarsi probabilmente verso la fine di quest'anno con la regolamentazione di dettaglio. Per invece la parte di ottimizzazione della commercializzazione dei diritti sportivi, lì necessariamente, mi rifaccio all'intervento precedente, servirà modificare il decreto Melandri, perché appunto è pensato per un mondo di broadcasting tradizionale che già non esiste più e che andrà sgretolandosi col passare del tempo. Un unico accenno a quella che potrebbe essere la modifica principale, quella più immediata, è magari essere meno rigidi nei confronti della Lega Calcio per quanto riguarda la commercializzazione dei diritti esteri. Anche questa è una commercializzazione molto vincolata a quegli stessi criteri per la commercializzazione dei diritti italiani, e abbiamo visto che la maggior perdita di competitività a livello dei ricavi della Serie A rispetto a leghe equiparabili, non guardiamo all'Inghilterra, è un altro mondo, ma la Liga o la Bundesliga, è nei confronti dei ricavi derivanti dai diritti esteri. Sostanzialmente la Serie A ha molte difficoltà a vendere i diritti internazionali rispetto ai propri competitor, e questo poi ha inevitabilmente un effetto di ricaduta sul valore dei club e sulla loro competitività internazionale. Grazie, anche per lui, se riusciremo, vediamo se riusciamo a, dipende dai tempi e dalle chiusure di facoltà. Nel passare la parola al professor Alessandro Di Maio, amico Alessandro, che anche lui invece ritorniamo tra chi ci ha conosciuto e ci ha visto crescere come master e ha contribuito a farci crescere, grazie ai suoi contributi. Che è componente del membro del CDA RAI e membro del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, quindi unisce due qualifiche che sono rilevanti rispetto a quello che stiamo trattando oggi, evidentemente. Giusto un cenno, credo che quello che diceva Greppi, che raccontava il senso della riforma, credo che la durata della cessione dei diritti sia un tema molto sensibile. Adesso io faccio una battuta, non vorrei che in Italia ci preoccupassimo di chi gestisce un pezzo di spiaggia e lo deve gestire per 100 anni e per 3 famiglie consecutive perché ci ha fatto degli investimenti, che forse è giusto, forse no, vedremo, e invece chi fa investimenti direi significativamente più importanti poi farò un'altra considerazione, significativamente più importanti e debba invece ragionare su un periodo che per un'impresa è dopodomani, perché 3 anni per un'impresa non è neanche
un piano, è veramente un investimento da fare con l'orologio alla mano, non col calendario alla mano. E questo, poi capisco che non si possano creare situazioni di consolidate di eccessive, però insomma è un punto credo dirimente per avere uno sviluppo. E tra l'altro, considerazione a latere, io non sono molto entusiasta di quello che sto dicendo, però lo sviluppo tecnologico che si porta presso la realizzazione del prodotto audiovisivo sul calcio si porta appresso una parte dello sviluppo tecnologico della nostra società, nel senso che noi siamo arrivati a questi strumenti di connessione purtroppo grazie al Covid, e quello speriamo di non avere mai più nessun stimolo di questa natura per tecnologizzarci, ma finora il vero promotore della fibra per il pubblico, per il grande pubblico, non per le imprese, per il grande pubblico lo stimolo ad avere TV connesse è il calcio. Quindi il calcio, piaccia o non piaccia, e la visione del calcio su queste nuove piattaforme, l'interazione, il modello di interazione è qualcosa che porta anche un'alfabetizzazione e una diffusione della tecnologia. Quindi è importante, credo, che questi soggetti abbiano modo di investire, e per investire debbano avere dei ritorni. Il corto periodo, il breve periodo crea questo tipo di crea secondo me un ostacolo, però è una considerazione molto essenziale che andrebbe sviluppata. Con questa considerazione e con tutto quello che Alessandro Di Maio sa, a prescindere da quello che io possa dire nella mia introduzione, gli lascio la parola, lo ringrazio e lo ascoltiamo volentieri. Grazie Giorgio, grazie a tutti gli organizzatori del Master. Sì, il tema del mercato dei diritti audiovisivi è un tema molto molto sentito, molto attuale, molto spigoloso, sentiamo parlare ormai tutti i giorni, e sappiamo poi che questo il mondo dello sport sia ormai da circa 2 anni in stato, si può dire, confusionale, no? Ha incontrato diversi cambiamenti a causa, come si è detto, no, della pandemia, per non parlare poi anche dell'attuale situazione di guerra, quindi soprattutto per le squadre russe ed ucraine, comunque squadre che hanno una governance di questi paesi, no? Pensiamo al Chelsea, alla vicenda del Chelsea, che non so che ripercussioni avrà, anche a livello anche di ingaggi di riguardanti i calciatori, a tutto ciò che ruota intorno, ripeto, alla squadra del Chelsea. Quindi abbiamo pandemia e guerra, abbiamo queste due problematiche che hanno avuto delle ripercussioni senza dubbio anche per quanto riguarda il mondo dello sport e quindi anche i diritti audiovisivi. Quando si parla di diritti audiovisivi è chiaro che il business maggiore, come detto, è quello che riguarda il calcio. Il calcio la fa sempre da padrona, se non ci fosse il calcio sappiamo poi che sì, abbiamo anche la Formula 1, il basket, lo sci. Però come insomma, ci sono dei dati statistici, non è equiparabile il calcio agli altri sport per quanto riguarda gli introiti. E, per quanto riguarda i diritti audiovisivi abbiamo diverse novità, sia dal punto di vista governativo, intendo quello del governo del calcio, sia a livello giurisprudenziale. Adesso non mi dilungo sulle pronunce riguardanti la giustizia sportiva e la giustizia amministrativa, che poi la giustizia amministrativa, come sapete, negli ultimi anni ha avuto come oggetto sempre la querela, no, tra Sky, DAZN, Mediaset, antitrust, e quindi no, viene in mente, no, la vicenda di circa 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, no, che l'antitrust aveva irrogato una sanzione per quanto riguarda i diritti audiovisivi sportivi, ma inerenti al solo web, poi è stato ribaltato dal TAR Lazio, poi il Consiglio di Stato a sua volta è ritornata a seguire un po' l'orientamento dell'antitrust, quindi ripeto, comportando il divieto per Sky fino a un certo periodo di trasmettere in esclusiva le partite di Serie A online,
salvando però il servizio Sky Go, quindi si è un po' ripristinato il provvedimento del 2019 con cui l'antitrust era andata contro Sky per eccesso di posizione dominante. Però volevo anche segnalare, questo è una breve parentesi, anche recentemente l'11 marzo l'antitrust stesso, la GCM, ha irrogato a Sky una sanzione, se non sbaglio, di 1 milione di euro per la diffusione di informazioni ingannevoli sulla aggiudicazione dei diritti calcistici delle partite del campionato di Serie A. E in breve, secondo l'antitrust, no, un anno fa Sky ha lasciato intendere erroneamente ai propri abbonati di poter continuare a vedere le partite del campionato di Serie A, come accaduto anche nella precedente stagione, ciò in violazione, no, dell'articolo 21 del codice del consumo. E quindi, ripeto, l'antitrust ha accertato quindi che Sky, proprio in violazione di questo articolo, nella primavera del 2021 aveva rappresentato una situazione, come ho detto, di incertezza in merito all'aggiudicazione dei diritti della Serie A, quindi, come ho detto, lasciando intendere la possibilità per i propri abbonati di poter continuare a fruire, no, dei contenuti relativi al campionato di Serie A. E adesso non mi dilungo su questo aspetto, c'è anche, adesso mi viene in mente notizie, mi sembra di ieri, no, anche in merito a DAZN, dell'accordo DAZN Telecom Italia, e che c'è stato anche qui un problema, una sorta di anomalia, potremmo dire così, segnalata dal collegio sindacale di Telecom Italia, che quest'ultima nella sua relazione, no, di bilancio ha segnalato, proprio come ho detto, delle anomalie nel contratto firmato con DAZN per il calcio di Serie A. Quindi il collegio sindacale avrebbe riscontrato delle criticità sull'accantonamento per circa 548 milioni di euro. E quindi, chiusa questa breve parentesi, si può dire giurisprudenziale, come ho detto, la battaglia relativa ai diritti audiovisivi attiene principalmente poi ai campionati di calcio, quindi come è stato detto più volte, non possiamo non evidenziare che i ricavi maggiori per le società di calcio provengono proprio dai diritti audiovisivi, oltre che da attività commerciali quali contratti di sponsorizzazione, di merchandising e dai biglietti delle partite. Questi diritti incidono molto sui ricavi delle squadre, no? Si è detto molto, anche soprattutto per quanto riguarda l'Italia, circa il 70%, 66-67% per la Serie A in Italia, poi vabbè, un po' di meno il Regno Unito, 55%, e poi vabbè, Liga Spagnola, Bundesliga. Quindi potremmo dire che la partita di calcio, data un po' la sua valenza economica e sociale, e quindi vista ormai come un bene di mercato, come una community, per dire un po' in gergo tecnico, cioè un prodotto commercializzabile da vendere grazie alla sua forza attrattiva verso un gran numero di persone. Quindi potremmo dire che è lo spettacolo sportivo in generale a costituire un vero e proprio prodotto di mercato, quindi alla pari con altri prodotti come ad esempio, no, quelli musicali, d'arte o d'altro genere. Quindi ciò deriva in primo luogo dal fatto che esso si trova in stretta connessione poi con l'attività di impresa, in quanto non sembra che lo spettacolo sportivo possa prescindere, no, dall'attività organizzativa, no, che lo supporta, così da rappresentare un esercizio, no, dell'impresa da parte di colui che lo organizza per ottenere profitto. E si è detto un po' di diritti audiovisivi, quindi ebbene, lo spettacolo sportivo ha incrementato, come si è detto in precedenza, sempre di più l'interesse del pubblico, anche grazie a un fattore determinante, quale appunto, no, il processo evolutivo tecnologico che ancora oggi produce i suoi effetti nel mercato del broadcasting. Quindi con l'affermarsi di nuovi sistemi di comunicazione e attraverso anche, si può dire, una capillare diffusione dell'immagine, degli eventi come delle notizie sportive, si è generato un vero e proprio mercato televisivo sportivo, è un mercato in cui proprio lo sport diventa un po' una sorta di, come potremmo dire, di veicolo, di propagatore, di targettatore di messaggi pubblicitari grazie al suo potenziale comunicativo aggregativo. Quindi in sostanza
ci troviamo di fronte a un fenomeno di customization, no? Di personalizzazione del pubblico, laddove lo spettatore da tifoso diventa cliente, quindi customer. E questo è importante, questo aspetto. Ovviamente adesso, parlando un po' velocemente, non possiamo non elencare i soggetti che sono coinvolti, che partecipano a questo mercato televisivo sportivo. E che sono principalmente gli organizzatori da una parte e le emittenti televisive, audiovisive dall'altra. E gli organizzatori sappiamo che sono, insomma, c'è la squadra ospitante, che è quella di casa, quale organizzatore dell'evento, e la Lega professionistica, quale organizzatore della competizione, ossia il campionato, che insomma sono loro che rappresentano l'offerta. E sono loro che detengono la titolarità esclusiva dei diritti audiovisivi, con il diritto di archivio che spetta solo la squadra di casa, e con il diritto di esercizio esclusivo dei diritti audiovisivi in favore della Lega. Quindi è la Lega che deve solo occuparsi della commercializzazione dei diritti, provocando una sorta di scissione, no, tra contitolarità ed esercizio. Poi abbiamo l'altra categoria di soggetti, come ho detto poc'anzi, quindi sono le emittenti audiovisive che rappresentano un po' la domanda. Sono queste emittenti che fanno valere le ragioni del diritto all'informazione, del diritto ad essere informati, quindi emittenti, o meglio broadcaster, che in sostanza acquistano i diritti di trasmissione dagli organizzatori degli eventi, creando un po', come ho detto, quel prodotto televisivo a carattere sportivo destinato agli utenti, consumatori, spettatori, quindi via un prodotto sportivo tra interesse pubblico e interesse privato. E prima si è parlato molto, no, del decreto Melandri, quindi il decreto legislativo numero 9 del 2008, che è una sorta di strumento legislativo in materia calcistica che è stato oggetto di diverse modifiche, quindi ci ha accennato la senatrice Daniela Sbrollini, che si è occupata molte volte di queste modifiche, prima da deputata, poi da senatrice. Noi abbiamo apprezzato molto i suoi interventi e le sue proposte di modifica anche in tempi di Covid. Non so se vi ricordate, no? alcune partite in chiaro, alcune partite quindi c'è stato anche un problema molto animato, molto acceso, ricordo l'anno scorso. Quindi si è visto come il decreto, questo decreto Melandri, insomma, è finalizzato a restituire un po' di competitività al settore della vendita dei diritti audiovisivi. Quindi si è visto come questo decreto abbia perseguito, insomma, una finalità di contemperamento, no, di due esigenze contrapposte: da un lato l'interesse pubblico e dall'altro la libertà concorrenziale. Quindi col ritorno alla procedura di vendita collettiva si è cercato un po' di porre in equilibrio un sistema messo a dura prova dagli sbilanciamenti tra le singole società, consentendo quindi una equa ripartizione delle risorse e perseguendo di fatto un obiettivo politico non soddisfatto dal precedente sistema decentrato, no? Sistema individuale ormai superato, no? Anche se non sbaglio l'ultima era la Spagna che aveva seguito questo sistema individuale fino al 2013, forse adesso sono non voglio sbagliare, credo sia ancora seguito forse dal Portogallo e dalla Grecia. Quindi questo sistema, ripeto, decentrato, individuale, che favoriva un forte disequilibrio economico tra le società sportive. Difatti la vendita individuale implica, insomma, come sappiamo, che ogni singola società, ogni singola squadra può negoziare direttamente con le piattaforme televisive i diritti di trasmissione delle partite, permettendo tra l'altro di riscuotere gran parte del ricavato. E gli unici titolari di diritti televisivi sono, oppure meglio, erano i club di Serie A e di Serie B, mentre adesso con la vendita collettiva post legge Melandri abbiamo visto che è la Lega Nazionale Professionisti a gestire direttamente i diritti audiovisivi e ad offrirli a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme attraverso ovviamente distinte procedure competitive. Prima si è parlato, no, dei criteri di ripartizione, ma giusto una breve flash, non voglio essere ripetitivo o anche noioso,
nell'elencare questi criteri di, no, di ripartizione di proventi sulle rispettive percentuali da rispettare, come sono indicate nel decreto Melandri e anche con le successive modifiche che troviamo nella legge 205 del 2017, nella legge 145 del 2018, la cosiddetta legge bilancio, importante anche perché ha creato un mutamento, no, sappiamo, della società Coni Servizi S.p.A. in Sport e Salute S.p.A. E in breve queste percentuali in Italia anche lì sono state modificate, no? Come ho detto, a seguito di queste leggi post-legge Melandri. Queste percentuali sono indicate nella misura del 50% dal 2021-2022, prima era 40%, in parti uguali tra tutti i soggetti, quindi le 20 squadre partecipanti al campionato di Serie A, e poi il 28%, sempre dal 2021-2022, prima era il 30%, in base ai risultati sportivi conseguiti, ovvero sulla base della classifica dei punti conseguiti dell'ultimo campionato, sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi 5 campionati e sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva del 46-47. L'ultimo criterio è quello del 22%, prima del 2021 era il 30%, in base al radicamento sociale, quindi precisamente sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi 3 campionati, sulla base dell'audience televisiva, nonché sulla base dei minuti giocati nel campionato di Serie A da giocatori di età compresa tra i 15 e i 23 anni, formati nei settori giovanili italiani, che siano poi tesserati da almeno 36 mesi ininterrotti per la società presso la quale prestano l'attività sportiva, comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di Serie A o di Serie B o delle seconde squadre partecipanti ai campionati di Serie C. Adesso non mi dilungo sui DPCM, no, sugli eventuali interventi dei DPCM per quanto riguarda la determinazione di quote, di quote percentuali, criteri di ponderazione. Certo, a livello statistico, questo è giusto un flash anche qua, a livello statistico si è visto, ma fino a qualche mese fa, forse un anno fa, che la RAI ha distribuito ai club 1,068 miliardi di euro netti all'anno, il ricavo complessivo è di circa 1,3 miliardi, ma a questi vanno poi ovviamente sottratte alcune spese, come i soldi che vengono utilizzati, no, per il cosiddetto paracadute che viene distribuito alle squadre retrocesso, per l'advisor partner della Lega Serie A che organizza e gestisce il bando dei diritti. Io andrei avanti e adesso non voglio annoiarvi con statistiche, con percentuali. Si è parlato anche delle autorità, abbiamo visto qui anche il dottor Greppi che ci ha illustrato molto bene anche il valore e il ruolo della GCOM. E infatti, per quanto riguarda il diritto audiovisivo sportivo, abbiamo, meno per fortuna, delle autorità che vigilano sui diritti, quindi abbiamo la GCOM. Spesso si fa confusione anche come sigla, una GCM, AGCOM, spesso le persone confusione, perché AGCOM, sapete, no, è l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, abbiamo poi la GCM, l'antitrust, che è l'autorità garante della concorrenza del mercato, che hanno, come ho detto, sempre un occhio vigile sui diritti audiovisivi nello sport e sul mercato degli stessi, soprattutto dopo che il web e l'on demand sono entrati sempre di più nella vita degli italiani e dopo la creazione dei pacchetti per piattaforma o per prodotto arrivati in tempi molto recenti. E adesso non sto qui a descrivervi le varie modalità di vendita, come ho detto, per prodotto e per piattaforma, e poi c'è anche una piattaforma, una modalità mista. E poi io cerco di andare un po' avanti sul fatto, sì, adesso si è parlato di OTT. Allora qui il panorama, come ho detto, audiovisivo è attualmente, insomma, in stato confusionale, questo è appurato,
E sicuramente, come gli altri paesi europei, avremo, ma già abbiamo avuto, abbiamo visto già negli ultimi 2 anni, degli ingressi, delle aperture, al fine della gestione, no, della commercializzazione dei diritti audiovisivi, con l'ingresso di altri broadcaster, di altri competitor, di questi OTT, tipo Amazon, Facebook. E si è parlato tanto, no, in questo periodo, o meglio, adesso si è un po' una sorta di pausa. Ricordo, no, l'anno scorso si è parlato tanto di fondi di private equity, di gruppi finanziari come la Bain Capital, no, affiancata alla banca d'affari Nomura, il fondo CVC, è sotto la pronuncia, Capital Partner Advent FSI, che sarebbero, penso anche adesso, che insomma erano disposti ad offrire diversi miliardi per entrare nel mercato dei diritti televisivi, precisamente nella media company, no? Nel 10%, questa struttura che era stata progettata dal presidente della Lega, Paolo Dalpino, questa company dove sarebbero dovuti confluire i diritti televisivi a partire dalla stagione 2021-2022, ovvero quando scade il bando e quando appunto dovranno essere rinegoziati i contratti con i broadcaster. Quindi questi fondi andrebbero ad affiancare la Lega Calcio e le società nelle trattative con i broadcaster. Parlando al passato, no, sapete che poi che l'anno scorso la proposta della cordata, ripeto, CVC Advent FSI, era stata considerata forse la più appetibile dai grandi club, con una offerta pari a 1,625 miliardi di euro per entrare come socio al 10% nella predetta, no, media company per gestire e commercializzare i diritti televisivi. Questa cordata ha avuto esperienza anche, sappiamo, nel campo della Formula 1, del MotoGP. Questi fondi, dal punto di vista della governance societaria, sceglierebbero l'amministratore delegato e il CDA, sarebbe formato un po' in maniera paritetica con i rappresentanti scelti dalla Lega di Serie A. Ripeto, questo progetto è stato insomma messo un po' in disparte. Adesso non so se con la nuova presidenza della Lega Calcio si ritorna a parlare di questa struttura media company. Vedremo poi. Adesso cerco di andare un po' velocemente e di velocizzare la chiusura della mia relazione, ma non voglio togliere spazio all'amico Paolo Macchi in merito, ma giusto anche qua un flash dal punto di vista comparatistico. È chiaro, noi abbiamo come esempio principale l'Inghilterra. L'Inghilterra, noi mutuiamo molto dai paesi anglosassoni, anche un po' dalla Germania, dove il sistema calcistico, no, in Inghilterra, sappiamo, il sistema è il più efficiente, senza dubbio. Quindi oltre al duopolio Sky Sport e BT Sport, e British Telecommunication e BBC Sport, che si sono spartiti il mercato nazionale, vi è stato anche l'ingresso di altri broadcaster, quali ad esempio Amazon che, come sapete, ha acquistato i diritti per circa 20 partite della Premier League, e di recente poi si è appreso anche, però mi sembra che non sia andata a buon fine, l'offerta di DAZN verso BT Sport, per un'offerta di 800, se non sbaglio, milioni di dollari, superando Discovery per acquistare le partite di Premier League. Anche se poi adesso di recente ho letto intensa rassegna stampa, ho letto di questa alleanza, di questo accordo di Discovery con la Warner, vedremo un po', insomma qui i competitor aumentano sempre di più. E la Premier League, sì, ovviamente è sempre, come ho detto, è il sistema da prendere come esempio, però anche la Germania, dove in Germania abbiamo Sky Deutschland e Eurosport, che ha concesso in sublicenza i diritti a DAZN nel 2019, e DAZN che ha i diritti dal 2021 al 2022 anche delle partite di mercoledì di Champions League, e mentre per il martedì i diritti sono in capo ad Amazon. Mentre poi in America, negli Stati Uniti, abbiamo Facebook con Fox, che si sono aggiudicati i diritti per le partite di Champions League, e mentre per la Spagna, dove vige la Royal Decree, la legge del re del 2015, che prevede il ricavato del 90% alle squadre di prima divisione e il 10% per quelli di seconda divisione.
Quindi vabbè, qui la Liga ha come insomma, titolari di diritti la broadcaster Movistar e anche qui DAZN. Si è parlato di sublicenza, mi è venuto in mente, adesso non posso aprirmi tanto dato il mio ruolo in Rai, no, di questo rischio che potremmo avere noi italiani nell'esclusione dell'Italia dai mondiali in Qatar, e questo creerebbe molti problemi, molti danni economici, anche per l'azienda pubblica Rai e per i mancati introiti pubblicitari. Quindi si pensa addirittura a una sublicenza ad altri a soggetti privati, quindi, come ho detto, Amazon ad esempio, per la cessione sublicenza del 50% delle 64 partite, ma questo ovviamente sempre se facendo gli scongiuri se l'Italia non dovesse andare ai mondiali. E ultimissima questione, quella che poco dibattuta, riguarda l'equiparazione delle partite a un'opera dell'ingegno. Adesso insomma, sto affrontando un argomento un po' spigoloso, però importante. Si è parlato non tanto, no? Ma comunque la legge Melandri prevede questa possibilità, no? Il novellato articolo 4,7 della legge Melandri, che riguarda l'equiparazione, quindi l'assimilazione tra la ripresa televisiva e l'opera dell'ingegno ai sensi della legge 633 del 41. Qui la giurisprudenza non ci viene in soccorso, non c'è mai venuta, cioè è venuta parzialmente. La Cassazione ha affrontato l'argomento alcune volte, la Cassazione penale, anche alcuni tribunali, il Tribunale di Milano, il famoso giudice Marangoni, però insomma in sostanza questa valutazione, ripeto, di equiparare una ripresa televisiva all'opera dell'ingegno è stato sostenuto che insomma andrebbe effettuata con le dovute cautele, quindi caso per caso, dato che non tutte le riprese televisive possono assurgere ad opere dell'ingegno. E lo stesso Tribunale di Milano nel 2010 ha ritenuto che la ripresa l'ha considerata come una vera e propria opera dell'ingegno, ripresa intesa con particolari inquadrature e con tecnologie riservate. Sul tema si è molto discusso, sì, a livello legislativo, vi era anche chi aveva considerato addirittura la partita di calcio come un'opera dell'ingegno, addirittura anche il modulo creato dall'allenatore Mourinho potesse essere considerato come un'opera dell'ingegno. Questa della partita di calcio, ripeto, vista come opera d'ingegno, è stata una tesi isolata, data la mancanza, come sapete, dei requisiti della creatività e della originalità tipici dell'opera dell'ingegno, mentre nella manifestazione sportiva Alessandro, colgo l'occasione semplicemente che l'opera dell'ingegno di Mourinho nel weekend del derby direi che corona l'intervento, quindi lascio a ognuno il retropensiero, io il mio. Però ti chiederei di sto finendo, grazie. Proprio due parole, no, il fatto che quindi è un po' azzardata questa tesi di, come ho detto, dell'assimilazione anche della partita di calcio con opera dell'ingegno, come ho detto, che manca, no, nella partita di calcio, no, l'elemento requisito della creatività, dell'originalità tipici dell'opera dell'ingegno, mentre nella manifestazione sportiva predomina l'elemento tecnico e atletico, dove la creatività è un po' limitata alle regole, le regole del gioco. E proprio per concludere, proprio su questo punto, il decreto Melandri ha in sostanza trovato una sorta di scappatoia applicando ai diritti audiovisivi sportivi le disposizioni indicate nella legge sul diritto d'autore, no? Pensiamo all'articolo 78 quater, che poi inserito nel titolo riguardante i diritti connessi. Quindi il legislatore, pur non qualificando l'evento sportivo come un'opera dell'ingegno, in sostanza ha riconosciuto ai soggetti organizzatori degli eventi sportivi un novero di diritti esclusivi assimilabile ai diritti d'autore veri e propri, quindi inseriti, come ho detto, nel titolo dedicato ai diritti connessi. Io finisco qui, non mi dilungo, anche su, ci sarebbero anche delle sentenze della Corte di Giustizia, il famoso caso Murphy. Quindi concludo qua, spero di essere stato esaustivo, comunque forse un po' troppo celere
E niente, poi se ci sono domande io sono disponibile. Ti ringrazio, io colgo l'occasione, ecco, credo si veda, comunque mi fa piacere, lo faccio io a fine intervento. Trovate, se volete, di Giappichelli un volume di 3 anni fa di Alessandro Di Maio sui diritti audiovisivi nello sport. E questo per chi volesse poi, sia degli allievi, sia gli ospiti che ci vogliono approfondire. Prima di dare la parola a Paola Macchi, che lo faccio subito, mi consentite 30 secondi, completamente fuori tema, però siamo in un'università, siamo incardinati presso la cattedra di diritto del lavoro, ancorché il master è un master di Ateneo, e mi perdonerete, ma voglio condividere con voi, perché il tema della memoria non dobbiamo mai perderlo. E oggi, 20 anni fa, un professore non di questa università, ma di Università di Modena, però comunque un professore di diritto del lavoro, parlo di Marco Biagi, veniva ucciso per le sue idee e per averle cercate di portare al servizio dei governi allora all'epoca. Siccome ci rivolgiamo sia a chi ha più qualche settimana meno di me, ma magari comunque se lo ricorda, sia a chi invece è più giovane e inevitabilmente non se lo ricorda perché non c'ero, ero troppo piccolo, credo che sia importante ogni occasione di questo genere riportarla alla memoria. E qui mi fermo, però ripeto, purtroppo in Italia abbiamo avuto tante e troppe di questi episodi, questo nello specifico ha toccato la comunità scientifica e gli operatori che lavoravano al fianco di Marco Biagi, e quindi lo ritengo doveroso, essendo proprio oggi il ventennale di quella uccisione. Torniamo sui nostri temi, che sono quelli di un approfondimento invece scientifico, di un argomento che ci porta il sorriso, perché questo è quello che dobbiamo fare oggi, che è il tema dello sport. E quindi lascio la parola a Paolo Macchi, un amico che ci ha accompagnato anche lui, a cui do tra l'altro il ben rientrato non solo su questi schermi del master, ma in Italia, perché lui, oltre ad essere avvocato esperto di queste materie, è consulente per Milano Cortina 2026, e in questa veste è stato i giorni passati in Cina per vedere quello che accadeva e per accogliere il passaggio di bandiera, il passaggio di fiaccola. Quindi gli lascio molto volentieri la parola, lo ringrazio anche perché, appunto, essendo rientrato da pochi giorni, ha incastrato, immagino abbia un'agenda densa come capita in queste occasioni. Ti lascio il microfono, grazie. Grazie molte, grazie a tutti per questo invito. Mi fa assolutamente piacere tornare al Master Diritto Sport di Sapienza, che insomma ogni anno annovera ospiti illustri e professionisti veramente di punta. Assolutamente, abbiamo citato ovviamente le Olimpiadi, che sono un prodotto sportivo, il prodotto sportivo forse di punta, però è un format televisivamente parlando completamente diverso da quello del calcio. Io in questo intervento non voglio parlare tanto di Olimpiadi, ma voglio tornare appunto a riferimenti calcistici e la distribuzione, la commercializzazione dei diritti televisivi sportivi, proprio sottolineando più l'aspetto riferito al mondo del calcio, che è quello che insomma forse è quello che dal punto di vista finanziario, degli introiti, quello più importante, quello che forse interessa di più. Faccio prima un flash generale, in quanto vorrei sottolineare il mio intervento e far riferimento alla commercializzazione internazionale dei diritti audiovisivi, quindi facendo un po' una comparazione tra
come avviene la distribuzione dei diritti televisivi in Italia, senza andare a ripetere gli interventi precedenti ovviamente, con la distribuzione che viene effettuata invece dalle altre grandi leghe, le altre quattro grandi leghe calcistiche in Europa. E facciamo, se andiamo a prendere come punto di riferimento l'ultimissima stagione, quindi la stagione 2020-21, vediamo che c'è una classifica dei primi cinque campionati europei di diritti televisivi, sia domestici che esterni, che ovviamente ha come punto di riferimento principale la Premier League, che siamo a 3,6 miliardi di euro il valore dei diritti televisivi per la sola stagione 2020-2021, seguita poi dalla Liga Spagnola con 2,1 miliardi di euro, la Bundesliga 1,3 miliardi di euro, quindi è già uno scarto che la Bundesliga siamo praticamente a 50%, a metà ecco, degli introiti della Premier League. E come quarto posto abbiamo la nostra Serie A con 1,2 miliardi di euro. Quella che fa tra virgolette peggio di tutti è la Ligue 1 francese con 0,8 miliardi di euro. Questo appunto un flash, come dire, degli introiti, ecco, da classifica, ecco, dei primi cinque campionati europei a livello sia di diritti domestici e internazionali insieme. Questo perché ovviamente, si è già un po' ripetuto prima, la convergenza dei diritti televisivi va prima di tutto divisa tra divisi nazionali, diritti domestici, quindi, e diritti internazionali. I diritti domestici sono ovviamente il diritto di trasmettere il prodotto sportivo, audiovisivo sportivo nel territorio nazionale, mentre invece i diritti internazionali sono ovviamente il diritto di trasmettere in tutto il mondo tranne il territorio nazionale italiano. Vi sono delle grosse differenze a livello di introiti in Italia, almeno come si diceva prima, tra gli introiti derivanti dalla distribuzione nazionale e quella dei diritti esteri. Questo però non è così all'estero. Sostanzialmente nella Premier League, per esempio, c'è un certo equilibrio tra introiti dati dai diritti domestici e quelli internazionali. Infatti, all'interno del mondo inglese, del calcio inglese, gli introiti per i diritti domestici sono equivalgono circa al 52,8%, quindi invece quelli internazionali al 47,2%, quindi c'è un po' un certo equilibrio. Lo stesso vale per la Liga Spagnola, che è al 56,2% per quanto riguarda gli introiti derivanti dai diritti domestici e il 43% per quelli internazionali. Mentre invece, come dicevamo prima, nelle altre tre leghe maggiori europee, quindi Bundesliga, Serie A e Ligue 1, vi è una fortissima prevalenza dei diritti nazionali su quelli esteri. Quindi a Bundesliga siamo addirittura all'83,1%, Serie A circa al 78%. La Ligue 1 è invece i diritti nazionali sono quelli che prevalgono in assoluto, perché sono addirittura all'89,1%. Quindi un risultato, una disparità altissima in confronto all'equilibrio che invece mantiene la Premier League. Vediamo che nell'ambito della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi vi è una filiera di distribuzione dei diritti che parte dal cosiddetto upstream market per scendere poi giù al cosiddetto downstream market. L'upstream market è sostanzialmente la titolarità dei diritti in capo ai cosiddetti original rights holders, che sono sostanzialmente federazioni, leghe e tutti quei soggetti che hanno la titolarità iniziale, originaria dei diritti televisivi. Per poi arrivare al downstream market, quindi la vendita diretta da parte delle televisioni e la distribuzione da parte delle televisioni, la fruibilità da parte delle televisioni o delle piattaforme OTT al pubblico al dettaglio. Nel mezzo però, quindi tra upstream market e downstream market, vi sono però
una moltitudine di soggetti che acquistano diritti televisivi, creano pacchetti di diritti televisivi e poi li rivendono. Sono ad esempio le famose agenzie di sport marketing, come per esempio IMG, che è la più grande al mondo, Sport 5, Team Marketing, che vende diritti della UEFA, Infront Sports Media, Dentsu in Asia, via dicendo. Tutte queste società che, non, che fanno, fungono un po' da, da middleman, da agenti essenzialmente, acquistano i diritti televisivi dagli original rights holder, creano pacchetti televisivi e per fare un po' anche un seguito a quanto il dottor Flavio Tranquillo di Sky parlava, ovviamente la vendita sola dei diritti televisivi non basta più. Occorre ovviamente affiancare tale distribuzione dei pacchetti televisivi con un prodotto ancora più enhanced, più di valore, come ad esempio la creazione di app, di prodotti digitalizzati che arricchiscono sostanzialmente il pacchetto televisivo. Nell'ambito della distribuzione, di questa distribuzione di diritti televisivi, sia a livello nazionale che internazionale, uno dei cardini fondamentali della vendita dei diritti è quello della cosiddetta esclusività, cioè i prodotti televisivi vengono venduti, hanno valore perché vengono venduti in esclusiva. Quando vengono venduti in maniera non esclusiva, ovviamente il valore si perde. Esclusività essenzialmente sta a significare che il prodotto televisivo viene concesso ad un operatore per essere poi trasmesso, televisivo o OTT, quel che si voglia, però gli si, come dire, concede il diritto di trasmetterlo ed essere l'unico soggetto in quel determinato territorio a poter ad avere tale diritto di trasmissione. A differenza invece della cosiddetta coesclusiva, nella quale invece vi sono più operatori che vanno a vendere, a trasmettere il prodotto audiovisivo sportivo. Quindi la ricchezza della commercializzazione a livello sia nazionale che internazionale del prodotto audiovisivo sportivo sta proprio nel momento in cui il prodotto viene venduto in esclusiva, viene acquistato in esclusiva da un determinato broadcaster. Per esclusiva non si intendono ovviamente un'esclusiva commerciale come quella nelle sponsorizzazioni per categoria commerciale, ma si intende un'esclusiva geografica. Sostanzialmente il titolare, l'original rights holder o l'agenzia che ha acquistato in licenza i diritti che poi li sublicenzierà ad altri soggetti, sostanzialmente promette al broadcaster che quello sarà l'unico broadcaster in quel territorio nazionale, quindi vi è un'esclusiva prettamente geografica. Però di converso vi è anche poi un obbligo da parte del broadcaster al quale i diritti vengono licenziati di mettere in atto tutte quelle garanzie tecnologiche volte ad evitare che il prodotto televisivo poi venga trasmesso, vi sia un overspill del prodotto televisivo al di fuori del territorio nel quale il broadcaster ha acquistato i diritti. Vediamo che parleremo anche, dovrò parlare anche un po' di più delle esclusive fra pochi minuti, quando poi parlerò della famosa sentenza Murphy che il collega amico professor Di Maio ha prima citato. Però in via generale volevo anche parlare del fatto che nell'ambito dei diritti della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e in particolare delle loro modalità di negoziazione e vendita, l'aspetto di maggiore interesse normalmente è rappresentato dai profili di compatibilità di tale vendita con il diritto della concorrenza. In quanto il diritto della concorrenza, quindi l'antitrust, è essenziale alla creazione di un mercato unico comune. Se vediamo la commercializzazione dei diritti audiovisivi all'interno del diritto comunitario europeo, vediamo che tale diritto comunitario si applica allo sport unicamente nella misura in cui quest'ultimo riveste le caratteristiche di un'attività economica vera e propria, ovvero orientata quindi al contenimento di costi e alla massimizzazione dei ricavi. Tale attività economica da parte di operatori sportivi è quindi sottoposta anch'essa eventualmente
a quattro libertà fondamentali del trattato di funzionamento dell'Unione Europea, quindi libertà di circolazione delle persone, di merci, di servizi e di capitali, e al principio della libera concorrenza, così come si ricava dagli articoli 101 e 102 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea, del TFUE. Questi due articoli, il 101 e il 102, sono quelli che ricordiamo rispettivamente. Il 101 vieta le intese restrittive e l'articolo 102 vieta gli abusi di posizione dominante. Quindi questi due articoli, quindi tutte queste tematiche di antitrust, sono sempre state un punto di riferimento da parte del mondo comunitario europeo, in quanto dal momento in cui i diritti televisivi sono stati commercializzati attraverso una vendita collettiva, e tra le prime vendite collettive più importanti abbiamo quella della UEFA Champions League dei primi del 2000, e il vaglio che la comunità europea fa della commercializzazione internazionale dei diritti televisivi ha sempre come punto di riferimento questi articoli 101 e 102, quindi principi di antitrust. E l'azione dell'Unione Europea in materia si è sviluppata attraverso, come dire, due passaggi fondamentali dal punto di vista normativo. Innanzitutto l'emanazione della direttiva 36 del 1997, il 30 giugno 1997, che a sua volta ha modificato la 552 del 1989 sulla cosiddetta televisione senza frontiere, che era anche detta la cosiddetta direttiva anti-siphoning. E poi, come dicevo prima, tre passaggi fondamentali sono state delle tre decisioni della Commissione europea sulla vendita centralizzata dei diritti televisivi operata dalla UEFA Champions League, quindi una decisione del 2003 fondamentale che ha dato appunto l'apertura iniziale alla commercializzazione collettiva dei diritti televisivi, ma anche poi altre due sentenze successive, una del 2004 nel caso Premier League e una del 2006 nel caso Bundesliga. Quindi vediamo che insomma la vendita centralizzata dei diritti televisivi in quegli anni è stata sottoposta in maniera molto molto attenta all'attenzione della Commissione europea, proprio per evitare che vi fosse un abuso di posizione dominante da parte di determinati soggetti operatori del mercato televisivo europeo. Ricordo, ma è già stato detto prima, che insomma la vendita centralizzata dei diritti si distingue dalla vendita individuale dei diritti in quanto in passato insomma i diritti televisivi venivano venduti direttamente, individualmente dai club alle televisioni. Il passaggio fondamentale appunto è avvenuto con la vendita centralizzata, detta anche vendita collettiva, in inglese si sente parlare di joint selling of rights. Sostanzialmente vi è una condivisione della titolarità dei diritti tra i club e la lega ai quali appartengono, e quest'ultima viene demandato il compito di vendere i diritti televisivi attraverso insomma delle procedure di vendita particolari ben definite spesso dalla legge. In Italia la vendita dei diritti televisivi, come sappiamo, come abbiamo detto, avviene attraverso le modalità previste dal decreto Melandri del 2008, e a livello europeo le altre maggiore lega europea anche lì seguono delle modalità di vendita diritti di televisivi non individuali ma collettive, e si basano anch'essi su delle leggi specifiche. L'unica eccezione però è la Premier League, che è l'unica tra le cinque leghe, insomma il mondo inglese è l'unico tra le cinque leghe, grandi leghe europee, nelle quali invece non vi è una legge vera e propria che definisce come devono essere venduti i diritti televisivi, come devono essere commercializzati i diritti televisivi nel calcio, ma sono stati vari, i 20 club della Premier League si sono già messi d'accordo nel 1992 per
definire le modalità di vendita. Hanno scelto proprio, hanno capito fin dall'inizio come, proprio come precursori della distribuzione internazionale dei diritti, hanno capito fin da subito che la vendita, il modello di vendita centralizzata dei diritti sarebbe stato quello che avrebbe comunque creato un clima, un ecosistema più favorevole possibile per andare a vantaggiare non solo i grandi club, ma anche quelli minori. Però è stato fondamentale, come dicevo, nel 2003 la decisione della Commissione europea nel caso UEFA Champions League, che ha pienamente, e poi come dicevo anche Bundesliga 2004 e Premier League 2006, che hanno riconosciuto la legittimità dei modelli di negoziazione di vendita collettiva di diritti audiovisivi sportivi. Con riguardo appunto invece al sistema di vendita collettiva, tuttavia stato rilevato come esso avrebbe potuto rappresentare un'intesa restrittiva della concorrenza, poiché determinava una, come dire, una drastica riduzione dell'offerta. Dall'altro lato però la vendita individuale avrebbe potuto condurre all'estromissione dal mercato delle squadre minori. Quindi si è sempre un po' dibattuti tra vendita individuale e vendita collettiva. Finché però, insomma, la Premier League per prima nel 1992, ma anche poi tutte le altre leghe sulla base normativa, hanno capito che che i benefici apportati dalla vendita collettiva erano talmente grandi da per forza, ecco, fare questo cambiamento, questo passaggio vendita individuale a vendita collettiva. Ovviamente, ne citava anche prima il collega Di Maio, all'interno della vendita collettiva centralizzata di diritti vi sono tre tipologie di vendita. La prima modalità sostanzialmente è la vendita per piattaforma, che è il sistema utilizzato principalmente in Italia, il quale prevede la contemporanea assegnazione di diritti ad un operatore sul digitale terrestre e ad un operatore sul satellite. E in tal caso, quindi, vi è una predisposizione di un solo pacchetto che viene offerto per piattaforma e fa sì che si riduce il grado di esclusiva tra i singoli operatori, in quanto si mantiene inalterata la possibilità per gli operatori attivi su altre piattaforme di trasmettere i medesimi eventi sportivi. La seconda tipologia di vendita invece è chiamata vendita per prodotto, la quale si differenzia dalla prima modalità di vendita, quindi si differenzia dalla vendita per piattaforma, in quanto l'assegnazione avviene per esclusiva assoluta ad un singolo operatore, il quale però potrà provvedere ad uno sfruttamento sulle varie piattaforme tecnologiche che sono a sua propria disposizione. E in tal caso la predisposizione dell'offerta avviene suddividendo il prodotto sportivo, lo spettacolo sportivo, in differenti pacchetti. E questi pacchetti hanno ad oggetto diversi eventi sportivi che compongono la competizione e quindi che rientrano nella più generale categoria del prodotto campionato. Quindi attraverso una vendita per prodotto vi è, come dire, una commercializzazione che è molto più varia. Il problema però della vendita per prodotto è che si crea degli introiti molto più elevati, però aumenta anzi il grado di esclusiva tra i singoli operatori e quindi fa sì, che potenzialmente potrebbe non mantenere saldi i principi di uguaglianza e di, come dire, competitività. Poi, ecco, vi è un'ultima modalità, che è un sistema ibrido che è stato adottato, anzi direi vero, in Italia dalla Serie A per il triennio 2018-2021, questo sistema misto che è un po' generato dalla commissione del sistema di vendita per prodotto e del sistema di vendita per piattaforma. Vediamo che comunque all'interno della vendita centralizzata dei diritti, che come dicevo prima, tra le vendite più importanti e quella che è stata vagliata dalla Commissione europea è stata quella della UEFA Champions League, che pur essendo basato sul sistema della centralizzazione dei diritti non realizza pienamente il fine della mutualità. Quindi per questo fin dall'inizio, fin dal 2003, con quel famoso caso UEFA Champions League, la Commissione europea ha
messo sotto la lente di ingrandimento la UEFA, la vendita di diritti, la vendita centralizzata operata dalla UEFA per la Champions League, in quanto appunto si riteneva, vi era il dubbio che, questa, che il tipo di vendita centralizzata non realizzasse pienamente il fine della mutualità. Questo perché? Perché la ripartizione dei proventi tra le squadre partecipanti alla Champions League avviene sulla base dell'ampiezza del mercato televisivo dello Stato di ciascuna di esse, cioè quindi fa un po' riferimento alla nazionalità. Quindi il problema della vendita centralizzata da parte della Champions League e l'effetto che ha questo tipo di vendita era quello di andare, e è quello di andare a risultare favorite le squadre degli stati con una popolazione numericamente più alta e quindi anche economicamente più sviluppata, il cosiddetto market pool. E, tornando però al discorso precedente, vediamo che il modello vincente per tra le cinque, anzi stravincente tra le cinque grandi leghe europee, ovviamente quello della Premier League. Quindi l'esperienza inglese con il modello Premier League è in assoluto il sistema calcistico professionistico maggiormente efficiente. E come accennavo prima, la data fondamentale nel calcio inglese è quella del 1992, che è l'anno non solo nel quale viene costituita la Football Association Premier League, ma viene anche stipulato un accordo di ben 5 anni per la vendita dei diritti televisivi all'emittente Sky B di Murdoch. E questa è stata una vendita con dei prezzi, come dire, con un risultato economico stellare, perché si parlava ai tempi di 304 milioni di sterline per tutti i 5 anni, quindi una cifra già ai tempi altissima. Sebbene però la Premier League abbia avuto successo fin dall'inizio nella propria vendita di diritti televisivi, anch'essa comunque ha avuto delle problematiche, sempre tornando al tema dell'antitrust, ecco, tornando all'anticompetitività. Infatti nel 1999 l'adozione del sistema di vendita centralizzata da parte della Premier League, come dicevo prima, non è stata un'adozione sulla base di una norma di legge, ma è stata volontaria da parte del club. Quindi l'adozione del sistema di vendita centralizzata ha subito una prima e forte contestazione in sede di giudizio da parte dell'antitrust inglese, il cosiddetto Office of Fair Trading, conosciuto anche come OFT. Il quale ha proposto, come dire, una causa innanzi alla Restricted Practices Court, in quanto si riscontravano all'interno del sistema di vendita centralizzata operata dalla Premier League delle anomalie di carattere, insomma, di restrizione del mercato. E tali criticità, nello specifico, riguardavano gli effetti derivanti dal sistema di vendita collettiva che generavano un particolare aumento dei prezzi nel mercato inglese. Tuttavia però nel luglio del 1999 la Restricted Practices Court, la RPC, con un proprio provvedimento ha autorizzato la vendita in forma centralizzata di diritti televisivi all'emittente del magnate australiano Murdoch, e facendo sì che si stesse con un particolare concetto che è quello del prodotto Premier League. Quindi la data fondamentale è il 28 luglio 1999, nel quale nasce il cosiddetto prodotto Premier League, che è un prodotto che ha avuto successo fin dall'inizio, in quanto vi è stato, come dire, la lungimiranza di capire che la vendita centralizzata dei diritti, o meglio, la ridistribuzione dei proventi derivanti dalla vendita centralizzata, doveva essere il più equilibrata possibile. Quindi la quota egualitaria è stata fin dall'inizio del 50%. Quindi sostanzialmente 50% dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti della Premier League vengono distribuiti in maniera equa in tutti i 20 club della Premier League. Ricordiamo, ma si è già detto prima, che invece l'Italia, con il decreto di Milano del 2008, inizialmente aveva una quota che era solamente al 40%, una quota egualitaria solamente al 40%, che solamente poi nel 2008 è stata alzata al 50%. Però insomma questa attenzione particolare, ecco, a una quota egualitaria molto alta, ha fatto sì che si creasse appunto questo ecosistema particolarmente favorevole per tutti i club, non
solo quelli grandi, e mischiato insomma ad una venta oculata di pacchetti di sponsorizzazione, ma e anche vendita di biglietteria adeguata, insomma ha creato insomma questo che viene definito a livello internazionale quindi prodotto Premier League. E quindi si è dato avvio appunto alla fine del XX secolo, perché stiamo ancora parlando del 1999, a quel processo che nel mondo dello sport marketing viene chiamato di commodification, e cioè di trasformazione dell'evento sportivo in spettacolo vero e proprio e di conseguenza in un prodotto vero e proprio. A livello, torniamo invece quanto parliamo prima, poi chiudo, di commercializzazione internazionale dei diritti televisivi. Prima vi dicevo che uno dei cardini fondamentali per il successo di una vendita televisiva si ha quando l'original rights holder riesce a vendere i diritti televisivi a livello esclusivo, ecco, nei confronti del broadcaster. Quindi quando sostanzialmente la vendita favorisce il broadcaster, che sarà l'unico operatore all'interno del territorio nel quale opera, generalmente il territorio nazionale, e sarà l'unico operatore a poter trasmettere quel prodotto sportivo. Vi è una sentenza che è fondamentale, che va a toccare, va a analizzare in maniera ulteriore il concetto di esclusiva territoriale. Sì? Paolo, ti chiedo se progressivamente ti avvicini verso la conclusione. Sì. Grazie. E l'ha già citata anche il professor Di Maio, che è la sentenza Murphy. Sostanzialmente è una sentenza da ricordare del 2011 della Corte di Giustizia inglese, nella quale sostanzialmente si è preso in considerazione l'esclusività territoriale, ma la Corte di Giustizia inglese ha ribadito che, insomma, pur essendoci una libera circolazione del prodotto audiovisivo, un po' come viene la libera circolazione di persone, di cose e di beni, tale libera circolazione comunque deve essere sempre un po' comunque contrapposta al principio della esclusività, che comunque rimane un capisaldo. Quindi qui chiudo e ringrazio ovviamente te Giorgio e questa Sapienza, il Master, per avermi concesso la possibilità di intervenire anche oggi. Grazie a te. Allora, prima di passare la parola all'amica Flavia Tortorella, vorrei ringraziare Maria Laura Rea, che non è solo per esigenze personali oggi qui in aula insieme a noi, con cui mi sono scambiato delle idee in questi giorni e che poi dovrebbe supportarmi se riusciamo a fare una raccolta di quello che ci siamo detto oggi, per dargli anche renderlo disponibile il più possibile per gli allievi e per chiunque ne abbia interesse. Maria Laura, tra l'altro, aveva indirettamente seguito anche la precedente, l'ultimo incontro che abbiamo fatto su questo argomento, il secondo dei tre, oggi è il terzo incontro, perché all'epoca collaborava al gabinetto della Gabriella Muscolo, e questo tra l'altro anche per spiegare l'assenza oggi della GCM, dovuta sostanzialmente al recente cambio del loro gabinetto, per cui del sovrapporsi di impegni, e quindi la loro difficoltà a essere presenti oggi. Per chi avesse curiosità comunque di raccogliere dalla viva voce, siccome sono cambiate le cose ma entro certi limiti, sul canale YouTube dedicato al Master, basta andare su YouTube e mettere Sapienza Diritto Sport e si trova, a giugno del 2020, se ricordo bene, si trova il video integrale indicizzato, quindi si può andare a sentire quello che disse all'epoca la Gabriella Muscolo sul ruolo della GCM, che evidentemente può integrare ulteriormente anche quello che abbiamo detto oggi. Passo la parola a Flavia Tortorella, e sottolineando un po', lanciandole questo testimone, una cosa che ha detto Paolo Macchi quando ha parlato di intese restrittive e abuso di posizione dominante, quindi 101 e 102 del TFUE, a cui aggiungo una mia considerazione, che la necessaria attenzione accennato prima rispetto all'apertura ai mercati, ma vale sempre di più la necessaria attenzione che il mondo sportivo deve fare, la cautela che deve avere
nel progressivo e sempre più incisivo ingresso di operatori che sostanzialmente tengono i cordoni della borsa, cioè gestiscono le risorse su cui lo sport, adesso pensiamo al calcio, di cui il calcio vive e di cui necessita, perché non è neutro. Non è neutro non tanto in termini di realizzazione di valore aggiunto di cui si avvantaggiano questi finanziatori, perché questo è assolutamente fisiologico, naturale e doveroso, ma non è neutro perché il mondo dello sport, lo spettacolo, o meglio, lo spettacolo sportivo appartiene al mondo dello sport. Fin tanto che appartiene al mondo dello sport, deve incarnare quelli che sono i valori sportivi della competizione tra pari, o almeno competizione tra potenzialmente pari, la regolarità delle competizioni, il carattere delle manifestazioni o più ancora dei tornei, delle competizioni come competizioni chiuse in sé, che devono portare alla definizione del vincitore, di un secondo e di un terzo, cose che non necessariamente, caratteri che non necessariamente appartengono allo spettacolo. Se uno pensa al mondo del cinema, per quanto possano esserci gli Oscar, ma ci sono infiniti premi, i film vanno in concorrenza tra di loro, gli attori passano da un produttore all'altro, nell'ambito dello stesso periodo si può partecipare a più film, lo spettatore va e godrà contemporaneamente no, ma godrà un giorno dopo l'altro, quando vuole lui, di quello spettacolo, e di questo non ci sembra niente di strano, ma il mondo sportivo ha dei suoi valori concreti, fin tanto che nel binomio spettacolo sportivo teniamo l'accento sulla parola sportivo. È un'attenzione che secondo me gli operatori devono avere, perché il cambio di equilibrio verso il termine spettacolo è una cosa legittima, è una cosa possibile, per qualcuno potrebbe essere anche auspicabile. L'importante è che, se mai dovesse accadere, avvenga con consapevolezza, perché sono quei percorsi, secondo me, a senso unico, nel senso che certi cambi e spostamenti di equilibrio vanno agiti con consapevolezza, perché non sono facilmente reversibili. Quindi lascio la parola a Flavia, la ringrazio. E questa mia presentazione serviva appunto per dare il là al suo tema. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. È doveroso per me intanto ringraziare l'amico e collega Giorgio Sandulli per questo invito a parlare di un tema a me molto caro. Consentitemi di associarmi al ricordo del professor Biagi, perché io ho avuto il privilegio di essere una sua studentessa, perché era il mio professore di diritto del lavoro all'Università di Bologna, e quindi lo ricordo veramente con molto sentimento. Ci ha molto scosso quell'episodio, quindi io poi vivevo lì, quindi l'ho vissuto veramente da vicino. Detto questo, il tema del mio intervento a qualcuno potrà sembrare futuristico, e invece io già lo ricostruisco in termini di ipotesi concreta. È un argomento forse un po' scomodo, se ne è parlato molto nei giorni prossimi alla data tra il 18 e il 19 di aprile, quando a notte fonda arrivò un comunicato ufficiale con il quale i club fondatori della Super League appunto annunciavano questo progetto. Dopodiché si è perso un po' interesse nel parlarne, eppure, a sommesso avviso di chi sta parlando in questo momento, la Superlega è destinata non solo a trovare assoluta concretezza, ma a stravolgere completamente il panorama del calcio nazionale ed internazionale. Perché dico questo? Dico questo perché il progetto della Superlega, qualcuno
anzi più di qualcuno inizialmente disse: ma questo progetto è stato buttato con modalità non consone. Infatti 9 dei club fondatori hanno immediatamente fatto un passo indietro rispetto a questa iniziativa, e alla fine solo 3 club sono rimasti a combattere sul terreno di gioco, un terreno che però, sempre a mio sommesso avviso, è stato invece assolutamente costruito ad arte, perché l'unico vero l'unica vera autorizzazione e legittimazione ad un progetto come quello della Superlega può arrivare solo da un'aula di tribunale, cosa che loro hanno cercato. Perché? Perché ovviamente il progetto Superlega viene costruito come un progetto che doveva affiancare i campionati nazionali ed europei, non sostituire i campionati nazionali. È vero però che quasi immediatamente, noi sappiamo che l'ordinamento sportivo, essendo un ordinamento sezionale, non ha dei mezzi di esecuzione come nell'ordinamento giuridico generale. Questo vuol dire che tutte quelle volte in cui qualcuno non rispetta il dettato di un giudice sportivo, noi ci siamo dovuti ingegnare nell'individuare delle sanzioni che potessero in qualche modo fungere da deterrente a chi non aveva intenzione di rispettare i dettami dei giudici ordinari. Tra questi, naturalmente, l'assunzione di provvedimenti disciplinari. Immediatamente la UEFA e la FIFA, così come anche le federazioni nazionali coinvolte, hanno individuato una serie di provvedimenti, primo fra tutti quello dell'eventuale esclusione dei club che avessero partecipato al progetto Superlega sia dai campionati nazionali e di conseguenza dalla Champions League, essendo la Champions League direttamente collegata alla qualificazione di quei club rispetto ai risultati conseguiti all'interno dei campionati nazionali di riferimento. Ecco allora che davanti ad una ipotesi sanzionatoria di questo genere, i club si sono rivolti ad un tribunale di Madrid. Naturalmente ora l'ultima parola su questa vicenda la dovrà dare la Corte europea, eppure quello che è stato costruito, quantomeno mediaticamente, sotto forma di un progresso, di un valore aggiunto, di una iniziativa virtuosa a livello sportivo, in verità è un po' uno specchietto per le allodole, perché la vera partita della Superlega si gioca esattamente sui diritti televisivi. Perché in parte qua, diciamo nella parte più sostanziosa, basta vedere qualche numero. Voglio dirvi questa cosa però, intanto capiamo quali sono i due focus sui quali la Corte europea si dovrà pronunciare. Intanto ci si dovrà interrogare sulla doppia funzione delle federazioni sportive nazionali, cioè coloro, abbiamo un organismo che da una parte organizza l'evento e dall'altra ne commercializza i diritti. Abbiamo un organismo che è capace di sanzionare club e perché naturalmente il potere sanzionatorio è in capo alla federazione di appartenenza, club e giocatori. E infine la compatibilità dello statuto della UEFA nella parte in cui stabilisce che i diritti sono di proprietà della UEFA stessa. In verità il problema dei diritti è un falso problema, nel senso che la Lega, la UEFA commercializza i diritti per il club. Il vero problema allora qual è? Andare ad analizzare se le federazioni di appartenenza, le singole federazioni nazionali, svolgono effettivamente un ruolo confacente agli interessi collettivi che devono essere protetti. Questo vuol dire se effettivamente le disposizioni richiamate anche dal collega Macchi, di cui al 101-102 del Trattato di funzionamento della Comunità Europea, siano rispettati. Da una parte si parla di abuso di posizione dominante. Chi è oggi che commercializza e allo stesso tempo organizza la Champions League? L'UEFA. Ma in capo alla UEFA c'è un diritto di esclusiva rispetto all'organizzazione dell'evento sportivo?
A questo interrogativo non è semplice rispondere. Tuttavia mi sono andata un pochino ad informare, ho cercato di analizzare se ci potessero essere dei precedenti interessanti, quantomeno per capire potenzialmente come potrà andare a finire questa partita della Superlega davanti alla Corte Europea, e ho trovato un precedente molto interessante di cui vi do comunque il riferimento qualora vogliate approfondirlo, che è il T93 del 2018 della Corte Europea. L'ISU, la cosiddetta International Skating Union, citò in giudizio una serie di squadre che volevano partecipare all'organizzazione di una serie di tornei da parte di terzi, quindi organizzazione di tornei da parte di terzi rispetto appunto alla propria federazione. E la Corte Europea si pronunciò dando ragione alle squadre, proprio perché l'analisi del mercato e quindi la libera partecipazione al mercato di cui al 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea non consentiva di poter restringere la libertà delle squadre nello svolgere serenamente anche competizioni organizzate da terzi. Non può esserci monopolio nell'organizzazione e gestione di un evento sportivo in capo ad un unico soggetto. Ovvio che questo è un precedente che è molto molto similare a quello che sta accadendo. Vero è che ci sono già stati adottati una serie di provvedimenti cautelari da parte del giudice di Madrid che hanno sconsigliato sia la UEFA che la FIFA di applicare sanzioni che potessero in qualche modo impattare ed incidere sulla volontà dei club di andare avanti nella progettazione della Super League. Perché parlo di diritti televisivi rispetto alla Superlega e penso che sia quello il tavolo? Basta guardare i numeri. Dobbiamo partire dai 2 miliardi di euro a stagione della Champions League. Ora, 2 miliardi di euro che vengono ripartiti attualmente per 32 squadre, che nel 2024, se non sbaglio, diventeranno 36 a seguito della modifica del cambio del format, e facciamo un paragone con l'NFL negli Stati Uniti, e cioè la National League negli Stati Uniti, che ha diritti televisivi per 10,3 miliardi di dollari a stagione. Attenzione che la Champions dovrebbe avere un bacino di utenza molto più ampio rispetto all'NFL negli Stati Uniti, invece esattamente il contrario. Perché? Perché nella Champions League spesso sono club secondari a scontrarsi tra loro e quindi c'è un minore richiamo rispetto, no, al seguire quella determinata manifestazione sportiva. Ora, la Superlega mette insieme 20 club top d'Europa. Basta citare quelli che tra il 18 e il 19 fanno il comunicato: Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Juve, Inter, Milan, Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid. Ci sono tutti, è il fulcro del calcio europeo, sono le squadre più importanti. Viene progettata un torneo a 20 squadre, 10 gare di andata e ritorno per ciascun club, da svolgere con turni infrasettimanali, evidentemente incompatibili con i singoli campionati nazionali, per cui paradossalmente i club dovrebbero scegliere di non svolgere il proprio campionato nazionale a favore della partecipazione alla Super League. Diritti televisivi, che cosa facciamo di quelle media company che per il prossimo triennio hanno già acquistato i diritti sui campionati nazionali e di quelle che hanno già acquistato i diritti sulla Champions League? Pensiamo ad una Champions League o ad un campionato nazionale senza queste 12 squadre. Cioè, il disvalore è immenso. Io non avrei mai comprato quel prodotto, vi voglio dare qualche numero, da DAZN, 840 milioni per 7 gare a giornata in esclusiva nel prossimo triennio e per 3 giornate in coesclusiva.
Togliamo Inter, Juve e Milan dal campionato nazionale. Pensiamo all'impatto straordinario che possiamo avere. Allora, da una parte c'è il problema della possibilità o meno di rinegoziare le clausole del pacchetto che io ho comprato nel momento in cui avviene la cosiddetta scissione. Ci sono dei club che si staccano dal campionato nazionale o dalla Champions League per partecipare ad un altro tipo di competizione. È possibile rinegoziare? I termini contrattuali permetterebbero agli operatori che hanno vinto i diritti e comprato i diritti della Champions di restituirli alla UEFA? Perché anche questo è un problema. Sulla Champions, le media company devono restituire, possono restituire i diritti che hanno comprato alla UEFA? Altro problema, l'acquisto dei diritti sulla Super League. Perché naturalmente io da una parte o restituisco oppure me li devo tenere, cioè oramai l'ho investiti quei soldi, ma dall'altra devo investirne ancora. E come, qual è la piattaforma o, è tutto naturalmente in de jure condendo, come verranno trasmessi gli eventi connessi alla Superlega? Perché con un comunicato ufficiale da Zon, perché qualcuno sussurrava che dietro a questo progetto della Superlega ci fosse da Zon, interessato proprio a demettere in via esclusiva tutta la competizione, con un comunicato ufficiale quasi tutte le emittenti hanno preso le distanze da questa Superlega, dicendo che loro non erano interessate al prodotto e che comunque non ne avevano mai parlato con i diretti interessati. Sta di fatto che ritengo sicuramente che i due temi di maggior interesse siano, e credo che sia questo il momento di interrogarsi proprio sulla gestione futura dei diritti televisivi rispetto ad un evento che è davvero alla portata attuale, perché la Corte europea quasi sicuramente si pronuncerà entro il 2023, laddove i diritti televisivi che sono stati acquistati per il prossimo triennio arrivano fino al 2024. Quindi questa, l'eventuale legittimazione alla costruzione di una Superlega impatterà in un momento precedente alla scadenza dei contratti già oramai siglati e aprirà ad un panorama assolutamente inesplorato, che è appunto la gestione di diritti che si pensava fino a ieri potessero essere monopolizzati da un unico organo a livello europeo e che invece apre ad un mercato molto più ampio. Non è una provocazione, ma voleva essere l'apertura di una finestra di confronto su un tema sul quale ho registrato una certa reticenza un po' da parte di tutti, sia delle istituzioni sportive ma anche da parte degli stessi operatori del diritto, di affrontarlo. Affrontiamolo. Mi piacerebbe che anche gli altri colleghi che hanno partecipato a questa bellissima giornata potessero in qualche modo dirmi cosa pensano di questa Superlega e come secondo loro la partita dei diritti televisivi potrebbe determinare il successo o l'insuccesso di quella che comunque a mio avviso è l'evento e il progetto che è destinato ad una rivoluzione del calcio nazionale ed internazionale. Grazie, sono stata brevissima. No, ma adesso mi sa che ti coinvolgo in un micro sbatti. Allora, io raccolgo al volo, perché nel frattempo mi stavo anche messaggiando, se Flavio tranquillo ci sente, ecco, esatto, questo ping pong interessante, Flavio avendo esperienza nel basket, come ci ha detto, visione di quello che accade nel basket, può darci una dritta, quindi gli lascio direttamente la parola, poi magari mi riservo qualcosa io. Allora, la dottoressa Tortorella è stata brevissima e bravissima. Ha citato la sentenza ISU. Mi permetto di prendermi questi tre minuti perché recentemente, essendo io un po' lento, ho concluso la mia carriera accademica con una tesi su una vicenda in cui quella sentenza che io chiamo dei pattinatori olandesi è centrale. Ed è una vicenda che è ambientata nel basket. Magari
non è necessariamente chiaro per tante persone, ma quella che più o meno si chiama Superlega, io la chiamo cosiddetta Superlega perché non credo che un comunicato stampa di 2 giorni sia una competizione, e non credo che è una cosa da cui ufficialmente o ufficiosamente avrebbero fatto marcia indietro diciamo 8 soggetti, 9 ma uno sarebbe confermato. Gli altri 8 sono stati chiamati la settimana scorsa da uno dei 3 che ha detto: guardate che il contratto per gli altri 8 c'è, io ho cercato con molta attenzione, non ho visto smentite da questo punto di vista. Quindi al di là del fatto di non poter configurare una cosa su un comunicato stampa e su notizie così strasottoscrivo la questione della reticenza, volevo semplicemente segnalare come utilità che dal 2000, e quindi sono 22 anni, si gioca a pallacanestro, le stesse squadre che giocano nei campionati nazionali giocano una competizione che è stata prima non riconosciuta, poi riconosciuta, e dal 2015 è tornata a essere non riconosciuta, diciamo così, dall'ordinamento sportivo ufficiale, quello delle federazioni sportive internazionali collegate al CIO. Parlo dell'Eurolega, che nasce come lega privata. Il fatto che sia aperta o chiusa, secondo me, è un falso problema. È a tutti gli effetti una lega privata. Commercializza dal 2000 i suoi diritti audiovisivi. Dal 2015 la competizione, e questo credo che possa essere interessante, ha come forma proprio di ragione sociale una joint venture con IMG, che prima è stata creata, che prima è stata citata, e giace dal 2015 una procedura di infrazione presso l'autorità della concorrenza europea di Eurolega versus FIBA e di FIBA versus Eurolega, in cui il 101, il 102, il 103 mi tornano tutte le cose della tesi, perché il mio lavoro era in economia e quindi sul diritto sono scarsissimo, però il 101, il 102, il 103, i patinatori olandesi sono citatissimi da una parte e dall'altra. Il risultato è che nessuna corte, nessuna autorità dal 2015 ha detto una parola. Le stesse squadre, e ribadisco questo, che giocano in Eurolega, giocano anche nei campionati nazionali. Gli stessi giocatori con un solo contratto, cosa che per esempio spiegare a un operatore sportivo americano è impossibile, non può credere che il giocatore X, Gigi Datome, sia capitano della nazionale di basket, giocatore dell'Olimpia Milano con un solo contratto, e quel contratto valga per giocare alla domenica, semplifichiamo, in campionato sotto, diciamo, il cappello, l'egida della Federazione Italiana Pallacanestro e della FIBA, e poi al martedì, mercoledì o giovedì per giocare in Eurolega sotto il cappello della joint venture IMG, 11 squadre fondatrici. Per cui il problema non è tanto citare il precedente, però se è 22 anni che non sono arrivati i carabinieri o la finanza a mettere i sigilli ai palazzi dello sport in cui si gioca in Eurolega, io credo che qualche cosa possa significare, non in termini di la Superlega è bella, la Superlega è giusta, la Superlega si può fare, ma in termini di una non compiutezza del modello. Non si può andare avanti, io credo, per 22 anni continuando a dire: voi vi sbagliate, voi siete il male, no, il male siete voi. Prima o poi bisognerà trovare una definizione di questo. E io metto molta più colpa, tra virgolette, sugli imprenditori o su Postitalia che hanno fatto lo strappo e poi non si prendono tutte le responsabilità dello strappo, che non sulle istituzioni sportive, la cui mission e i cui interessi, che sono legittimi, sono perfettamente chiari in questa vicenda. Il punto è che non si decidono, e il non decidersi, secondo me, ha anche a che fare con quello che è successo lo scorso aprile e con questa reticenza di cui si è parlato. Spero di avervi dato semplicemente altri spunti e di non essermi allargato troppo. Grazie.
No, no, grazie anzi di questo supplemento di intervento. Io tra qualche minuto darò la parola al professor Alberto Gambino, che immagino sia in ascolto, e quindi gli chiedo di prepararsi. Vedo qualche difficoltà, ad esempio... Se, ecco, perfetto, buongiorno. Solo pochi secondi e poi ti presento e ti introduco. Se lo sviluppo di una Superlega nel calcio avviene attraverso un dialogo e una modifica del sistema, è semplicemente una situazione di rottura che ha portato poi al confronto, come spesso accade, prima di arrivare a mettersi al tavolo si mostrano i muscoli per negoziare da punti di forza, per fortuna parlando di diritti TV e di calcio e non di altre cose come accade in queste settimane. Però insomma, è la regola di qualsiasi negoziato, si cerca di conquistare territorio altrui, lo dico con la massima consapevolezza che non possiamo mettere a confronto tragedie, però insomma il senso è questo. Se invece dovesse esserci una rottura o un meccanismo veramente parallelo autonomo, poi però si pongono problemi ad esempio sulle corti di giustizia, sul sistema disciplinare, anche sulle regole, perché a un certo punto se veramente parallelo autonomo e non gestito insieme alla UEFA, anche forse, non so, anche le regole sui trasferimenti dei calciatori all'interno di quelle squadre nell'ambito di quella di quel torneo, insomma, ma io credo che questo non sia possibile. Io non sono, non conosco il dettaglio, poi sicuramente Flavia lo conosce meglio, di tutte le norme federali, però le squadre di calcio devono chiedere un'autorizzazione anche solo per fare un amichevole con altre squadre. Se giocano, se io organizzo, ma anche tra i dilettanti, se io organizzo nel mio stadio anche di allenamento un amichevole con una squadra del paese vicino e giochiamo con le nostre magliette, io devo essere autorizzato. Non stiamo parlando di una competizione, di una manifestazione o di un interesse economico, lì probabilmente si mette una diversa forma di allenamento, però devo essere autorizzato. Quindi insomma, secondo me i problemi ci sono, ma insomma fanno parte di, adesso faccio una battuta, più ci sono problemi e più questo master ha ragione di esistere, perché vi chiameremo ad aiutarci a renderli semplici e comprensibili. Quindi tra i maestri che ci aiutano a rendere forse non semplici ma sicuramente comprensibili le questioni del diritto e dei rapporti tra l'ordinamento sportivo e il resto dell'ordinamento, Alberto Gambino, che ha accompagnato questo master sin dall'incontro di presentazione dell'ottobre del 2018, quindi è parte, mi permette di dire, è parte integrante di questo master, anche se è prorettore della sua università, l'Università Europea di Roma, e anche direttore della rivista di diritto scientifico del CONI, direttore della rivista di diritto sportivo del CONI, direttore scientifico della rivista di diritto sportivo del CONI, e quindi insomma poi mi fermo perché le cariche sarebbero troppe, ma insomma queste sono sufficienti per dare il senso delle ragioni per cui siamo contenti di sentire le sue conclusioni e un contributo a rendere comprensibile quello che già ci hanno spiegato gli interventi. Grazie Alberto. Grazie a te Giorgio. Il tuo lapsus freudiano della direzione della rivista scientifica, anziché rivista di diritto sportivo, mi consente di dire che la difficoltà di una rivista dedicata al comparto sportivo, con riferimento evidentemente alle discipline legali, è quella di accreditarsi scientificamente, perché come è noto i criteri
perché le riviste vengano definite scientifiche o addirittura di fascia A, e nel caso specifico la rivista è riuscita a conseguire addirittura la fascia A, sono purtroppo criteri, diciamo così, decontestualizzati dal luogo dove si formano e dove operano i veri esperti di diritto sportivo. Perché queste riviste vengono accreditate dall'ANVUR solo se, ad esempio, in ogni numero che esce c'è una prevalenza di articoli di professori universitari incardinati nelle università italiane. E non è un caso che qui, forse ce ne sono pochi incardinati, perché normalmente non si è incardinati sul diritto sportivo, si è incardinati sul diritto civile, commerciale, diritto dell'Unione Europea, diritto amministrativo, diritto processuale civile, e poi in modo un po' ancillare ci si occupa anche di diritto sportivo, e i veri esperti quindi sono spesso fuori dagli organici degli atenei. Eppure le riviste, per essere appunto scientifiche o addirittura di fascia A, invece devono possedere un numero grosso, importante, di chiamiamoli scienziati del diritto, ma non è detto che lo siano del diritto sportivo. Questo mi aiuta per davvero sottolineare l'attenzione con cui il nostro direttore del master, in maniera quasi certosina, cerca di trovare un equilibrio fra una presenza, chiamiamola così, scientifico-accademica e una presenza talvolta molto più qualificata, tra l'altro, di addetti ai lavori, diciamo così, in modo più ampio. E questo mi consente anche di entrare un po', visto che devo trarre qualche conclusione, sulle vostre belle relazioni, davvero ricche, davvero ricche. E, iniziava il nostro Giorgio Sandulli con un orizzonte molto ampio, molto esteso. Il diritto nelle sue, potremmo dire, metamorfosi quando si incontra con il fenomeno sportivo. Diritto di cronaca, diritto legato allo spettacolo sportivo, l'informazione, i contenuti, la gratuità, la crisi che si è avuta nel Covid. E cioè, qualche anno fa abbiamo riprodotto il primo numero della rivista di diritto sportivo del 1949. Se uno li va a leggere, i saggi del 1949, trova dei contenuti gustosissimi di uno sport che non esiste più. Il fenomeno spesso era legato agli incontri di box, era legato ad alcune gare automobilistiche artigianali dove si verificavano degli incidenti paurosi, erano legati a delle forme, diciamo così, di recupero del calcio nei cortili e nelle piazze delle città, e poi magari si verificava un incidente e si andava davanti, non già ovviamente la giustizia sportiva, che era ancora lungi dall'essere definita, ma si andava davanti ai giudici ordinari, e i giudici ordinari a quel punto si occupavano anche poi del fenomeno sportivo in senso ampio, tant'è che poi, lo ricorderete tutti, lo dico perché la nostra rivista si incardina nel CONI, quello che doveva essere il commissario liquidatore del CONI a causa delle incrostazioni che il CONI aveva avuto durante il periodo fascista, ne diventa invece l'artefice della resurrezione. Sto parlando di Giulio Onesti, il quale recupera all'interno delle competenze di questo ente pubblico la caratteristica di governare lo sport italiano. Poi la storia è lunga, arriviamo ai giorni nostri, sui quali peraltro non voglio intrattenermi, visto che ciascuno di voi è anche al corrente delle metamorfosi quanto a governo delle discipline sportive e governo invece di tutta la parte, potremmo dire, economica che gira intorno allo sport. E ho trovato particolarmente coraggiosa la relazione della senatrice Sbrollini, perché dall'ottica del politico, diciamo così, è stata la sua anche una missione di colpa, non certo personale, ma del contesto istituzionale, di quanto la Melandri debba essere modificata
e quanto in realtà oggi siamo ancora ben lungi dal realizzare questo disegno di modifica. Anche il tema interessante di recuperare la fisionomia dello sport nella Carta Costituzionale italiana ovviamente ha bisogno di una spinta politica, perché per modificare la Carta Costituzionale non basta neanche la maggioranza, ci vogliono i 2/3 del Parlamento, e quindi capirete che diventa un manifesto di principi che poi avrebbe una ricaduta piuttosto interessante sulle discipline del comparto sportivo. Flavio Tranquillo è, devo dire, brillante, perché come tutti i comunicatori hanno questa verve e questa capacità di farci capire poi fino in fondo cosa c'è dietro il fenomeno legale del comparto legato ai diritti audiovisivi. E qui forse sommessamente inviterei i discenti del master, con riferimento ai nuovi fenomeni, penso agli NFT, di stare un po' con i piedi per terra. Perché è vero che gli NFT generano ricchezza, abbiamo ormai degli strumenti che consentono di generare migliaia, se non centinaia di migliaia di euro, ma su che cosa? Qual è il contenuto? Qui la riflessione deve essere una riflessione legata a un pensiero lento, non a un pensiero veloce. I diritti non nascono ovviamente perché c'è un timbro NFT, non è quella. I diritti nascono con il soggetto titolato, è stato detto, possono essere le squadre di calcio, può essere il comparto delle leghe, comunque c'è un soggetto. Dopodiché non è sufficiente blindare in un NFT un frame di immagine. Quello non genera ovviamente un diritto, genera un contenuto economico che viene valorizzato attraverso un acquisto e una vendita di mercato. Ma il fatto che ci sia mercato non significa che ci sia legittimamente un diritto a monte creatore di quel contenuto. E quindi la mia impressione, ma davvero sommessamente, che siamo davanti a una vicenda piuttosto effimera, lo vedremo se ho ragione o sbaglio, lo vedremo tra qualche anno evidentemente, ma come tante bolle ci si riunisce intorno a un'idea di poter commercializzare in maniera, devo dire, molto estrema anche piccole immagini, piccole performance, e semplicemente perché in questo momento c'è un mercato, ritenere che questo possa essere un modello di business di lunga durata. Verifichiamone bene le caratteristiche giuridico-normative, perché quando si apriranno dei contenziosi probabilmente si scoprirà che sono molto deboli questi strumenti informatici di validazione, in qualche modo di appropriazione di elementi, potremmo dire autoriali in senso ampio, che evidentemente non possono rilasciare un'esclusiva solo a causa della marcatura informatica. Però è vero, ed è vero, e su questo condivido con Flavio Tranquillo, è l'idea che tanti condizionamenti sono molto più forti della legge, come l'economia, le abitudini dei consumatori. Giorgio Greppi devo dire, descritto, come del resto da par suo, un quadro molto elegante e molto sintetico di quello che è successo negli ultimi 10-12 anni, dal momento in cui la Melandri ha assegnato proprio all'Agicom i compiti di verificarne la sua applicazione. Qui forse un tema di fondo che consente anche agli studiosi di poter fare qualche riflessione in più, è che sì, è un'utopia azzerare la pirateria, è necessario abbassarne il livello, la giurisprudenza, ed è stato citato un caso milanese noto, comincia ad aggredire l'utente finale. Non che non lo abbia fatto anche in altri comparti. Però qui c'è un tema
potremmo dire un po' filosofico più che giuridico. Quando si va ad aggredire l'utente finale, vuol dire che il sistema non funziona. E io ricordo da ragazzo, quando andavo a rubacchiare qualche immagine dello Stadio Olimpico dalla Madonnina di Montemario, perché si vedeva a metà campo da lì, e le domeniche, abitando là vicino, andavo a vedere qualche partita della Roma o della Lazio, e tra virgolette abusivamente, perché lo facevo godendo di uno spettacolo che non era stato fruito attraverso il pagamento di un biglietto. Oggi le tecnologie sono in qualche modo una gara a chi riesce a sfruttarle meglio per entrare anche nel possesso di contenuti che danno una certa soddisfazione nella fruizione culturale, intellettuale, in questo caso di svago. E quindi andare a colpire proprio l'anello più debole di questa catena mi lascia sempre molto perplesso, perché mi dà un po' l'impressione di sapere di non poter fare molto sulla pirateria vera. Non è un caso che nel web noi sappiamo che nei motori di ricerca è indicizzato un 5, un 6%, forse un 7% dei contenuti che viaggiano sul web. L'altro 93-94% del dark web, web più pauroso, non è indicizzato dai motori di ricerca, ma esiste, non è che non esiste. E quindi l'attenzione delle istituzioni dovrebbe rivolgersi ancora di più al potenziamento invece di un vaglio di tutte quelle attività illegali che magari fossero solo quelle della commercializzazione abusiva dei diritti audiovisivi, magari sono purtroppo ben più aberranti. Sottolineo un altro aspetto che forse la mia generazione, come quella di parte dei nostri relatori, in modo romantico tendono un pochino a ricondurre alla propria visione del mondo, e cioè come a dire l'evento sportivo, anche un'azione di calcio, anche alcuni minuti, tutto il tema di collegarlo anche alle scommesse, creando semplicemente dei segmenti, e noi lo leghiamo al fatto che noi, parlo appunto della mia generazione, fruiamo della riproduzione dell'evento sportivo in modo onnicomprensivo. Lo guardiamo, ne godiamo, siamo soddisfatti di quello che stiamo vedendo. Le nuove generazioni sono multitasking, guardano la partita, ma contemporaneamente guardano il cellulare, ma contemporaneamente hanno il portatile acceso, e non hanno quella attenzione appassionata tipica di una generazione che invece nasce, tra virgolette, con l'analogico. E quindi teniamo presente questo aspetto, proprio per non esasperare troppo il contenuto di un mercato che probabilmente non è detto che abbia questo respiro tale quando l'utente invece è molto più distratto di quanto non siano stati gli utenti precedenti. Di Maio parlava di customerizzazione e ha usato un'espressione molto azzeccata, perché sa di più di cliente consumatore. Customer c'ha proprio dentro una intriso di potremmo dire cultura consumeristica, e questa espressione fa capire come in effetti tutto il tema legato ai diritti audiovisivi risente inevitabilmente della lettura che ne daranno i fruitori sempre di più. Certe volte la giurisprudenza non recepisce alcune intuizioni, no? Di Maio ricordava la vicenda della Melandri, che a un certo punto, forse esasperandolo, ma configura nelle partite televisive la opera dell'ingegno, ma poi la giurisprudenza è stata molto meno incline ad assecondarle come formula generale. Però il tema è interessante, perché soprattutto nel diritto nordamericano
ormai i tratti, potremmo dire, della personalità, in questo caso sportiva, si sono associati ormai da decenni ai tratti dei contenuti autoriali. Tutte e due, in fondo, sono promanazioni di una qualche creatività. L'una sfocia in una performance sportiva che poi viene riprodotta, l'altro sfocia in un tratto artistico che ha un suo mercato. Quello che manca rispetto, che li differenzia, è che in un caso c'è il corpus mechanicum, c'è comunque un sostrato fisico che poi viaggia col tratto creativo, si pensi appunto a un'opera letteraria. Dall'altro lato invece viaggia a livello di riproduzione di quella singola performance in una maniera talmente estesa che a un certo punto si sovrappongono quelli che noi chiamiamo i diritti connessi, e cioè tutto quegli arricchimenti, pensate al tema delle inquadrature, pensate al tema anche della, chiamiamola, scenografia dello spettacolo, che talvolta prevalgono, di, forse anche di gran lunga, rispetto al gesto atletico, che viene potenziato anche da queste espressioni. Molto elegante e lineare la relazione di Paolo Macchi, che da studioso e che soprattutto professionista che lavora nel settore delle esclusive legate ai diritti televisivi, e ne mette in luce, direi, un cardine fondamentale: il principio di esclusività, cioè la perdita di valore se non si corrisponde a questa, chiamiamola, archetipo sul quale deve poi ruotare intorno qualsiasi modello di business. E chiaramente l'esclusività poi può scontrarsi con i principi europei della circolazione e della concorrenza, che sono strettamente connaturati a una Europa che vuole proiettarsi anche in un'ottica di mercato mondiale. Il tema della Premier League mi consente, sempre affrontato da Paolo Macchi, di fare una piccola sottolineatura. Sempre di più viene utilizzato lo spettacolo sportivo per lucrare su altre vicende, penso appunto al tema delle scommesse legali, ovviamente. E forse l'esasperazione verso questo secondo ambito, che sembrerebbe depauperare invece lo spettacolo in senso romantico, mi fa essere un po' pessimista, proprio per quella che è la mia visione di quel contesto. Lo sarei meno se vedessi solo al mondo anglosassone, perché lì da sempre convive la passione verso la performance sportiva e anche una grande attività nel mondo delle scommesse, ma poi dobbiamo fare riferimento, e qui forse l'orizzonte diventa troppo esteso, anche alle culture, alle radici di riferimento. Nel mondo anglosassone lo sport è un fenomeno culturale, è un fenomeno radicato, è un fenomeno che in ogni famiglia rappresenta delle storie, dei gesti atletici, dei momenti romantici. Ed è talmente radicato che riesce poi a convivere anche col fenomeno delle scommesse, che purtroppo nel mondo latino, e noi in Italia non siamo un bel esempio, spesso ha contaminato invece la vicenda, diciamo così, della lealtà sportiva, di cui dovrebbe essere intrisa la performance atletica. Potremmo andare lontano, pensare a un'etica protestante, un'etica cattolica, mondi diversi anche come radici culturali, come valore dell'economia, valore del denaro, rispetto al nostro mondo che in fondo mette un po' insieme le due cose. Però è un elemento che anche per un master deve essere tenuto presente, perché il diritto, la legge, non è avulsa dalla cultura di riferimento, e quindi quando si prendono a modello altri paesi, che certamente da un punto di vista normativo, legislativo, sono un ottimo esercizio, quando da noi il modello magari
è un po' più arretrato, bisogna sempre fare riferimento però allo scenario culturale, istituzionale, politico, potremmo dire sociale di quei paesi, onde evitare che poi si forzi troppo una soluzione normativa rispetto a quella più congeniale. E con Flavia Tortorella siamo entrati nello scenario. Noi di recente abbiamo fatto un convegno con la rivista di Diritto Sportivo Alconi, proprio su, chiamiamolo come slogan, il tema della Superlega, dove giustamente è stato sottolineato la vera partita sono i diritti televisivi. Allora qui, forse senza infingimenti, dobbiamo affrontare il tema con grande capacità di parlarci per quello che ciascuno di noi pensa. E cioè, c'è il tema negoziale, c'è il tema del mercato, c'è il tema, ma se io sapevo che poi fuggivano le 3-4 squadre, c'era una canzone di Enzo Iannacci, Se me lo dicevi prima, che anzi veniva spesso utilizzata come colonna sonora di qualche trasmissione televisiva dedicata allo sport. Però l'ottica negoziale alla fine è un'ottica convenzionale tra soggetti maturi, imprese, aziende, fanno il loro business, si assumono il rischio e a un certo punto, se le clausole sono scritte male, vorrà dire che non hanno previsto degli eventi, chiamiamoli così, imprevedibili. C'è però un tema che va oltre il tema giuridico convenzionale, che è un tema storico. Si ricordava, domani si gioca il derby, un Lazio Foggia come il primo posticipo televisivo. Se domani si va all'entrata della curva dei tifosi laziali e si cita un Lazio Foggia, nessuno pensa a quel Lazio Foggia. Pensano un altro Lazio Foggia, che fu il momento della consacrazione del primo scudetto di quella squadra, di questa squadra della capitale. Che significa? Che in realtà poi passano gli anni e a un certo punto rimane nell'immaginario collettivo un vissuto che va ben oltre il tema del business strettamente legato alla capacità espansiva dei mezzi di comunicazione. E qui c'è un tema enorme, che sono i valori della carta olimpica. E perché poi alla fine, per gli rami, fino ad arrivare per le competizioni del livello, diciamo, gerarchicamente più basso di ogni federazione sportiva, tutto deriva da quel patto olimpico che a un certo punto dei soggetti privati, non pubblici, dei soggetti privati, decisero di stringere insieme nell'ottica di conformare tutto il fenomeno che si rifaceva a quel patto olimpico a delle regole. E quelle sono regole privatistiche, non pubblicistiche. Neanche lo Stato le può modificare, neanche gli stati sovrani le possono modificare. E siccome non le possono modificare neanche gli stati sovrani, ma la sanzione rispetto alla violazione di quelle regole è sostanzialmente quello che si fa nell'ambito privatistico. La sanzione è l'esclusione da quel sodalizio di chi viola quella regola. E quindi se tu vai a violare il patto olimpio, che diventa poi la UEFA, che diventano i comitati nazionali, che diventano le federazioni nazionali, l'unica sanzione esistente nell'ambito di un patto è di dire tu esci da questo patto, fai quello che vuoi ma non partecipi più. Questa è l'unica arma che ha il patto olimpico per poter conformare alle regole del gioco tutto il comparto del fenomeno sportivo. Se salta questo principio, andremo davanti a un patto, potremmo dire, di mercato sportivo. Laicamente può avere un senso, però la riflessione non può condurci a un automatismo che questo debba essere ineluttabile, proprio pensando che quel Lazio Foggia non evoca tanto la prima diretta di un posticipo, ma in realtà evoca un momento di grande passione. E quindi la storia
in qualche modo ci insegna anche di andare un po' oltre il momento contingente del legittimo lucro che ne fa il comparto societario, aziendalistico, i player del settore, ma anche a quello che dopo 20, 25, 30 anni si ricorderà di alcuni contenuti sportivi e di alcune performance. E in questo senso i valori olimpici non hanno tempo e non hanno età. Vi ringrazio. Grazie davvero. Io non faccio le conclusioni delle conclusioni perché non è nel caso ne sarei in grado. Mi limito semplicemente a ringraziare tutti quelli che sono intervenuti, che hanno collaborato alla realizzazione e che ci hanno ascoltato. Vi invito a seguire le attività del Master, a cominciare da venerdì prossimo, dove se siete interessati, chiunque sia interessato anche solo a dirlo ad altre persone, venerdì pomeriggio ospiteremo esperti dal Brasile, dal Portogallo e dalla Spagna per presentarci il loro ordinamento sportivo nazionale e spiegarci, noi cercheremo di capirlo, i profili di i profili fondamentali, ovviamente, perché in un pomeriggio andremo su principi essenziali, ma il rilievo costituzionale dello sport nel loro paese, l'autonomia dell'ordinamento sportivo nel loro paese, della giustizia sportiva nel loro paese, il lavoro sportivo professionistico o meno, professionale o meno nel loro paese, fino addirittura a domandarci insieme ad alcuni di loro dove inizia o dove finisce lo sport. Basti pensare che in alcuni di quei paesi è molto diffusa la corrida e il rodeo. E cose che a noi sembrano molto lontane, ma se, per quel poco che ho capito, in Brasile il rodeo assume una caratteristica che è riconducibile allo sport. È punto di domanda, poi bisogna vedere che cosa si intende e a che fini e con quali effetti. Però insomma, questo ed altro cercheremo di capirlo, e chiunque fosse interessato, vi anticipo sin d'ora che il link è lo stesso e comunque lo troverete sulle comunicazioni che facciamo sui social e in Sapienza. È possibile anche la presenza in aula, sempre venerdì prossimo. E poi in seguito ne faremo altre, intervallando le lezioni dedicate agli allievi. Vi ringrazio tutti, buon weekend e buon derby al 50% di Roma. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. Grazie a tutti, grazie. Buongiorno. Grazie a voi. Grazie, un caro saluto a tutti gli amici. Ciao Alberto, ciao Paolo. Ciao, ciao Alessandro. Ciao. Saluto a tutti.